e per 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 dei piedi, zoofilia e onanismo. Solo su Padre per Live. per 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 state tutti con la pava alla bocca Buonasera Stefano, buonasera Jenny, buonasera ragionevolmente, buonasera Bronx, buonasera Bangel buonasera Rintaro, buonasera Isa, buonasera Sailor, buonasera Stefano, buonasera Exeras, buonasera Dart, buonasera nostra Valentina, buonasera Sailor, buonasera Yabub, buonasera Lilde, buonasera Bronx, Apos Simodium, buonasera Sandro, buonasera Exeras, Desmo, buonasera Sandro, ragionevolmente. Il Moro di Venezia, Biggi, Dottor Cuscio, buonasera, facciamogli uno shot Buonasera, io Antico, buonasera, Calemma il Sommo Cinghiale, buonasera, Allo, Paolo Pastorelli, Gix, buonasera, Beppe no, Turbo, no, buonasera, 6,14. E basta, ritorniamo giù, ritorniamo giù. Auguri Pir DNA, oggi, oggi è il compleanno di PirdNA, tanti auguri a PirdNA lo dovevi far sapere prima avremmo fatto un post di auguri anche in parrocchia buonasera Natizia a caso tanti auguri tanti auguri al nostro Pier DNA buonasera Spark buonasera Papa Emeritus buonasera Anto buonasera Annilis buonasera Monochrom Mauso Ferri, buonasera larry la C'è la anche il sondaggio per il compleanno di Pir DNA. Dovete farmi gli auguri. Parliamo con chi no auguri, uguale ban Dovete farmi gli auguri. È un ardua scelta to scene. Perché non Oggi meglio, oggi meglio. Donietto. Ho provato in realtà ad andare sul tetto, ma non ci sono riuscito. È vero, è vero, è vero, Spark. Buonasera, sesta corda. Grazie per aver scritto per la prima volta in parrocchia. Ringraziamo Paolo Pastorelli, veramente regalato un battesimo. Se puoi recuperare le like, che non carico su YouTube. No, niente, Lib. Niente, Lib. Mercoledì, Lib. Buonasera, Nixiam. È vero, è vero. Gente, è vero. ho paura che come soluzione ci sia uno sterminio di massa. E quindi spostiamoci qua. Spostiamoci qua. Buonasera, figlioli. Benvenuti in questa. Come? Ah, ok, ok, poi lo facciamo. Uh, oggi verrà ricordato come il giorno in cui Pier DNA compie gli anni. sì, poi è morto pure Coso, ma no, noi lo ricorderemo per il giorno in cui Pier DNA compie gli anni. Di nuovo, tanti auguri per DNA. Allora, buoni, calmi, io lo so che state con la bava alla bocca, però vi ricordo: insultiamo le argomentazioni e le idee e non le persone, perché. Poi lo so come va a finire che ci facciamo prendere. Allora, l'ospite non è un polenio. Intanto sclero la testa, grazie mille per il supporto. Grazie mille per il supporto, un numeretto per te. Sì. L'ospite non è un polenio, quantomeno sa argomentare, sa parlare. Poi mi ha detto anche che è di Roma, quindi volendo eh, comincia a bannare preventivamente. No, no, no. Uh, L'ospite non è un po' legno, nel senso, quindi sa, sa quantomeno sa parlare italiano. Poi mi ha detto pure che è di Roma è della mia città. Al massimo esco io di casa e lo, lo vado a prendere. Sch scherzo, signori di Twitch, mi dissocio. mi dissocio. Gianfrassino sì, subito dove? Non lo so di dove. Eh, no, spero che l'ospite non abbia i capelli tinti, se che abbiamo visto la, la scorsa live. Allora siamo pronti ad ascoltare, ad avere come ospite un, un nuovo difensore del del, 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 del professor del, Di Mauro Biglino e della pale astronautica di Malanga e di tutto quel mondo fantascientifico che riguarda il nostro passato e l'archeologia non è nemmeno il, frutta il fruttariano quindi diamo il benvenuto al nostro ospite mi sente mi sente eh, buonasera eh, sì, eh, buonasera a tutti no volevo dire che la pari è vera qua dobbiamo anzi dovremmo non dobbiamo ma dovremmo le... ma, ma vedere lei... alla bibbia perché la bibbia Dice cose vere. Ma lei è sicuro di essere romano? Perché dall'accento non... R romano di Roma, di Trastevere. Romano di Trastevere. <ride> romano, oh, romano Doc. Romano Doc. Romano eh... Doc. Ma, ma... c'ha una faccia conosciuta. Anche lo sfondo lì mi sembra abbastanza familiare. L'ho già visto da qualche parte. No, è un'impressione, un Ma, ma è... Do... Ti tocca un po' la mascherina? Si tocca? Facciamo vedere, eh, no, c'ho il virus. Cio. È, cio... Ah, quindi lei è un biglignano che però crede al coronavirus. Non è credibile, non è credibile come no, un biglignano. No, no. No, ma dottor Cuscino, è lei, è, è di nuovo no. lei, dottor Cuscino. Ma, 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 se... ma, ma insomma, mi sono fatto sgamare di nuovo. Ma... Scam, scam, <ride> ragazzi, è una live scam. Non c'è nessun confronto <ride> con un biglignano. Non c'è, anzi facciamo così, spostiamo, spostiamo la nostra <ride> schermata sopra Grazie Gian Doric, grazie Gian Doric per il supporto, numeretto per te Scammone, scammone <ride> allora, Stavo sudando, eh. non, non vedevo l'ora di togliermi sto cappello <ride> Ti disiscrivo Allora no, facciamo, facciamo un, un piccolo disclaimer Questa live <ride> doveva andare in onda mercoledì Noi ci eravamo raccontati per mercoledì Però io oggi non, non ho potuto... Lavorare da ieri non ho potuto lavorare con il cronovisore quindi ho chiesto il favore al dottor Cusciro se era disponibile per farla oggi a sorpresa e quindi ci siamo inventati. Facciamo finta che sarà una live di confronto con un, con un billiliano, però, però andremo comunque a vedere che cosa dicono i billiliani perché questa sera noi andiamo a fare un bel, un bel esame, un bel una bella analisi dei commenti dei billiniani che sì, sia io che il dottor cuscino abbiamo ricevuto sotto i nostri video grazie mille shad per il supporto allora a questo punto io direi anche vado a cambiare il titolo della live perché se no la gente legge confronto con un billiniano apre la live e si trova il dottor cuscino cosa è successo in che mondo in che mondo viviamo allora aspetta che vado anche a cambiare il titolo della live per questo scammone eh... Comunque Spark mi sono vendicato. Ho, ho massacrato il, il dialetto romano. <ride> infatti, si sì, sembrava sembravi romano tanto quanto io napoletano. Era quello il bello. Infatti, infatti, era, era voluta una vendetta per tutti i dialetti che sono stati massacrati. <ride> allora, questa live la possiamo chiamare analisi del. Uh... Paleo astronautico. Anzi, no, del credente del credente medio alla paleoastronautica astronauti, perfetto. Questo sarà il nuovo titolo della live, vai aggiunto. Aggiornata. Aggiornate le informazioni della nostra live, Ricordo a tutti che oggi sono nati anche Glare, ah, Dottor House e Margherita Hack, eh, Dottor Strange e Dottor Cuscito. Eh, intanto, fate, fatemi recuperare i commenti se c'è gente che c'è rimasta male perché si aspettava. <ride> ah, aspetta, mi dico l'audio tu è basso, si aspetta che sistemo io i volumi. Eh, parla un attimo adesso. Sa, sa, sa. Ok, adesso dovremmo, dovremmo essere pari, dovremmo essere pari. Eh, l'audio di Cuscito okay, l'abbiamo aggiustato che succede ci dice Andrea Bont eh, tra l'altro eh, okay, eh, come le mattiamo se Berlusconi fa <coughs> <le giorni, tose> <come tose> <c 'è? tose> ma più che per la morte di Berlusconi oggi dovremmo essere in lutto per la morte di, di Francesco Nuti eh, titolo clickbait non si fa esatto l'audio va bene ma sembra che vada a scatti dice solo sa sa sì allora, allora, rieccoci qua, rieccoci qua. In questa live oggi andiamo. Eh, buonasera, anche due balls. Quindi il dottor Cruscinho è, è proca Cavod, esatto. Vi dirò che una certa ho creduto che l'ospite fosse stato Angelo Ciccolo. Oddio, buonasera, Granaglione. Buonasera Gravaglione, Allora, no, non c'è nessun confronto con, con nessun bigliiniano. Oppure che so, penso, magari avete immaginato un fetonte. Un fetonte in, in live. Eh, che tra l'altro ha commentato oggi sotto un altro mio video dicendo devo rettificare la cosa dei commenti ho provato diverse cose forse c'è qualcosa in, uh, nel sistema youtube che non, che non capisco che non conosco Io ho fatto complimenti immagino l'accuratezza delle tue ricerche se nemmeno conosci i meccanismi del social sulle quali, sulle quali le divulghi immagino che ricerche accurate puoi fare eh, un fetonte un po' legno. Pare, ma possiamo chiedere all'ospite se sta minchia di Elohim sono plurali o sicuro E eh, non ce lo dice mai! <ride> e non ce, lo, non ce lo dice, mai, altre volte noi proviamo ad incalzarlo, ma lui niente. Eh. <ride> <ride> allora, allora, eh, beh, solo quello non capisce già qualcosa. <ride> Vedete, top support di padre Kayak, grazie ai suoi commenti, l'algoritmo spinge tantissimo i video. Allora, allora oggi come abbiamo detto appunto andiamo a, ad esaminare alcune delle mh, alcuni del de, come possiamo dire degli schemi de, delle metodologie di commento che, che riceviamo sotto i nostri video eh, grazie amore mio per aver per averci concluso il, 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 il primo e... livello di hype train numeretto per te segnatelo eh, innanzitutto come sta, come sta il torcuscito, come va, come, come procede eh, ah, tutto, tutto sommato bene, grazie padre tutto sommato bene eh, a voi, a parte il tetto, come va? a parte il tetto tutto a posto Beh, a parte poi ci siamo, ci siamo visti domenica insomma, non è che, ci siamo, infatti, infatti. Non, è che non, ci, non ci sentiamo <ride> da tanto ehm No, stavo pensando se iniziare direttamente a visionare qualche commento eh, oppure iniziare a prenderla alla, alla larga. Partire, vorrei fare sub per far partire l'iPhone. Ma ho speso tutti i soldi per comprare. Allora, Project Zone Boyd, intanto diciamolo: con chi ha aperto il server. Quindi, Spark, non hai più motivo di, di richiedere quei 13 euro. Il server adesso è aperto. Ti eh. dirò, potrei farci un pensierino. Ah, perché lo conosci eh, Project Zomboid? Eh, l'ho visto oh, da, proprio da Conchi. Sì, ah. sì, sicuramente da Conchi l'hai visto. È, è molto interessante, è molto interessante. Ha delle sì, dinamiche. È molto complesso. Molto... È complesso, sì, sì. non è un gioco d'azione. Va, va prima capito. Devi, bisogna prima capire un sacco di cose. Eh, finita la lore di Project Zomboid. Devo ringraziare Conchi. Tu non c'entri niente in questa equazione. Sì, ma Conchi è comunque fa parte di una nostra famiglia. È tutta una grande famiglia. <ride> allora le allora, faccio una domanda, dottor Cuscito: sì. eh, qual è lo schema che ha notato uh, che può riassumere un po' la maggior parte, quantomeno, dei commenti eh, contro di critica che ha ricevuto sugli argomenti della, della paleastronatica astronautica? C'è un comune denominatore che può riassumere tutti i vari commentatori, la maggior parte, quantomeno, dei, dei commentatori. Sì, sì, critici sì, sì. Sì. non aver capito le mie obiezioni <ride> ma appunto questo... Questo è, questa, è, una, questa è, la, è la base diciamo eh, questa, questa è la, ma il, il, come si dice la cosa più comune l'errore comune che fanno tutti perché molti mi hanno accusato di cose che non ho mai detto eh, tipo per esempio che mi, ehm, me la tirerei oppure che farei leva sui miei titoli, cosa che non mi sembra di aver mai detto o fatto, assolutamente no. Spido... Anzi, c'era anche chi, chi, chi proprio non li trovava questi titoli, quindi non è. <ride> <Sì>. <ride> eh, e, e, tra l'altro, c'è questa contraddizione, no? Allora, o non ce li ho. Oppure faccio leva? Eh no, in realtà non è una contraddizione perché eh, secondo alcuni, almeno la tesi di fondo, è che io non ce li ho, però fingo di averli in modo è... da dire ho ragione. Ma eh io non, certo. non ho mai detto ho ragione perché ho i titoli e quindi comunque è tutto inutile questa, questa speculazione, è veramente del tutto campata in aria. Perché io ho sempre, mi sono sempre sforzato di portare le prove e spiegare come funziona il metodo spiegare che la paleoastronautica non lo usa, non usa dei metodi seri, prende quello che gli fa comodo, ma così sono buoni tutti. Eh, sì, esatto, è, è il metodo del, del, del cherry che una cosa vale quando fa comodo, non vale quando non fa comodo. Eh, ha, ragione, ha ragione perché ho 25 lezioni private. Eh, <ride> sì, è, esatto, ma, ma poi il non capire queste argomentazioni, eh, è il è, perché non le hanno nemmeno ascoltate. Perché poi la domanda che io mi faccio a volte è quella. Cioè, le argomentazioni o non le hanno proprio ascoltate? Cioè, hanno capito che il video era contro, e quindi non si sono nemmeno soffermati ad ascoltarle, le argomentazioni, e quindi sono partiti per la tangente, oppure non sono. Stati in grado di capirle, eppure eh, cioè lei alla fine cerca di fare dei video di divulgazione il più accessibili possibile, quindi non, non fa video eh, di divulgazione accademica per accademici, quindi magari usa un linguaggio più tecnico che può risultare difficile a chi non è della materia. Cerca di fare dei video di divulgazione a fascia ampia, quindi per che siano che sono, sono, eh, facili da comprendere anche per chi non, è, non ha studiato la materia. No, sì, infatti, no. Però guarda, sul fatto che se li ascoltino o meno, guarda, io ci ho avuto almeno due casi che io che io ricordi, poi forse di più, però due sicuro. Uno mi ha detto: eh, ma lei ha dichiarato di aver studiato teologia, e un altro ha commentato: ah, eh, appunto, ho detto tutto, ma se io il video comincio. Cioè esordisco dicendo non ho, non ho studiato teologia, non ho mai aperto un libro di teologia in vita mia, parole testuali. Se ti arriva qualcuno e ti dice, eh, teologico, eh, ho detto tutto. Eh. Ho detto tutto. Cioè, <ride> Al posto così. Che gli vuoi dire? Comunque, devi dargli del lui e, stacca e staccare gli audio. Ah, è vero, sì, abbiamo l'audio. Abbiamo effettivamente quando. Abba abbasso, abbasso il chatbot. Abbasso il chatbot. Aspetta, chi eh, è che ha detto a lui? Yeah, eh, io, comunque mi ha ricordato che devo dargli del lui. Sì, tu sai, non sì, posso sì. dargli del lei, che è femminile. Mare, può abbassare il volume degli audio? Sì, adesso li ho abbassati. Provate un po' adesso a spammare un audio. Eh, un po' legno, che è abbastanza alto come audio. Vediamo se, se dà fastidio. Anzi, me lo spammo da solo Mi sa che sono ancora un po' alti. Vero? Allora, facciamo così: li abbasso ancora di più, eh, fammi, fatemi riprovare. Okay, adesso sono bassi. Eh, adesso, adesso li ho abbassati, adesso li ho abbassati. Eh, Cuscito non ha mai studiato, quindi è un teologo, non, non professore. Come Vole. Allora, andiamo a vedere, intanto andiamo a vedere qualcosa Io avevo... Mi ero preparato, io e Dottor Crucio ci siamo preparati alcuni commenti sotto alcuni video eh, No, la schermata non è questa, devo aggiungerla Eccola qua Allora, qui Aspetta che se no io non leggo, mi devo aprire anche quest'altra schermata E eh, questa qui Eccola qui questo è un commento che mi arriva. Allora, mettiamoli. Ok, sono tra i più popolari. Questo è un certo Roberto che dice: Se riesci a argomentare quello che dice Biglino, ti ascolto volentieri. Ma considerando l'ignoranza, sarà difficilissimo. Comunque, sarei felice di essere smentito. Tra l'altro, un bel commento che. Ben 14 mi piace questo commento. Questo è un commento ricevuto sotto uno shorts che ho. Fatto di un video su cui parlavo di Bellino e infatti gli dico che questo è un estratto di un video di 30 minuti. C'è un link in descrizione e sotto ci arriva un certo Fausto. Puoi avvertire, Gusci, sembra che avete litigato. È vero. È vero. È vero. Questo Fausto ci, ci scrive: Ah, è un prete. Un intonacato quindi, avevo pensato a uno che non ha una ceppa da fare e spara a caso per farsi grande, in questo caso sia per contenuto che per esposizione è il classico bue che dà del cornuto all'asino, salvando la tonaca, Fausto, questo, questo è il livello, questo è il livello. Uno che sotto il commento di un contestatore, che magari, perché magari è andato pure a mettere mi piace, poi ha aperto il video e ha detto, oh, vedi ma questo è un prete. Vai, Fausto. Vai, Fausto. Ah, che... poi, poi, se abbiamo tempo, possiamo anche vedere i video sotto il canale del Chiaro Ebraista. Ah, perché pure lì ci sono dei commenti. Eh, sì, c'è uno che, che, che mi spiega chi è Padre Cain. E cosa oh, fa padre Cain. È vero, è vero. Basta, mi hai convinto, se è un prete vero. Mi hai risaputo che Padre gai, è la massima autorità in materia di Biglino, se ci ha speso tanto di quei soldi che poteva comprare una copia di Project Don Boy, tanto è stata tutta la parrocchia. È vero. Eh, eh, di nuovo abbiamo delle contestazioni, però, blande, voi proprio non avete capito tutto, tutto voi proprio, cioè, in realtà questo è ironico, cioè voi proprio avete capito tutto del lavoro di Mauro, complimenti, eh, questo babbeo non sa manco cosa sta dicendo, vabbè, questo è un classico. Eh, questo qui... Poi ci, ci, sono, ci sono anche gli ibridi, no? Questo dice, per prima cosa, seguire qualcuno non significa condividere quel qualcuno. Cioè lui segue Biglino ma non condivide evidentemente quello che dice Biglino. Per quanto mi riguarda, su tante cose, Biglino aiuta a leggere con occhio laico. Quelle, quelle cose della Bibbia che sono palesemente espressioni violente e lontanissime della morale dei nostri tempi. E questo è il, è il punto classico. Sa dire transostrazione, quindi un pre. Questo è un punto classico, immagino ne hai ricevuti diversi anche tu. Quello del fatto eh, che Biglino sì. parla contro la Chiesa, cioè parla contro la, la visione teologica del, della Bibbia e quindi va preso in considerazione. E quindi Biglino va bene perché aiuta a fare questo discernimento. Buonasera, Imperati Tibi. Sì, 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 succedono, mi capitano, mi sono capitati. Però poi scatta, almeno più delle volte in loro scatta, visto che Biglino va uh, contro la Chiesa e io vado, vado a criticare quello che dice Biglino, allora io starei difendendo la Chiesa. Questo sì, succede sì. molto più spesso di, di questo atteggiamento qui. L'hanno sembra... detto anche a me, quindi. Ecco, quindi c'è. Uh, poi ci dice. Eh, questo, perché, questo è un esempio interessante. Perché, di questo commento qui, perché diversi l'hanno fatto, Francesco, Francesco Jeffrey, grazie mille per il supporto. 5 battesimi, grazie mille, Francesco. Battesimo a Scinetop, a Dave, a Ici. A una tizia a caso. Cioè, non una tizia, è proprio il nome. E a Fabrite Balander. Grazie mille Francesco per il supporto. 5 rumoretti per te siete monetizzati dal Vaticano grazie, grazie mille Francesco sì, allora dicevo no questo signore! è interessante stavolta l'assegno l'ha firmato Alexander e non il e non padre George <ride> grazie grazie grazie, grazie Francesco allora dicevo questo è il, questo dicevo è interessante perché è una tipologia che, che capita spesso Uh, quindi diceva appunto aiuta a leggere con occhio laico quelle cose della Bibbia che sono palesemente espressioni violente e lontanissime da morare ai nostri tempi oggi la Chiesa dovrebbe vergognarsi di gran parte delle affermazioni sulle sacre scritture ok su questo siamo d'accordo poi gli alieni e tutto il resto sono una cosa opinabilissima e francamente molto discutibile in conclusione seguo Biglino e lei santo pare perciò già con me ma non sono un seguace né di uno, nessuno né di Biglino. Solo la parola mi fa paura. Semplicemente condivido molte vostre asserzioni. E eh va bene, in linea di principio è giusto. In linea di principio è giusto. Il problema qual è? Perché devi seguire Biglino se vuoi ascoltare eh, un'opinione che eh, una critica alla Chiesa e al metodo teologico. Cioè, non è che devi ascoltare per forza me o solo me. Ma ci sono tanti altri eh, autori autorevoli che fanno questo tipo di contestazione e questo tipo di critica. Perché devi andare ad ascoltare uno che fa delle palesi mistificazioni, eh, che usa un metodo che non è un metodo, eh, che dice del, delle baggianate, del, 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 delle, delle fesserie? Cioè perché solo perché dice chiesa brutta e cattiva, chiesa caccapupù? No, perché lui aggiunge a ah, qui c'è scritto così e la Chiesa ha tradotto cos'ha. Vero. Cosa che, che io sappia non fa nessuno, mettere in mezzo l'ebraico. Vero, vero. Il problema appunto è che lui si inventa queste traduzioni in ebraico e io che vado a, a, a criticare le affermazioni sull'ebraico, io non sto criticando tutto il resto, ma... Ho notato che molti confondono le due cose e quindi dicono: Eh, stai criticando queste cose all'ebraico e quindi stai dando ragione alla Chiesa. No, è vero. Beldrin, grazie del folle benvenuto in parrocchia. Non toccate il bibillino, io lo uso quasi tutte le sere per addormentarmi. Eh. Sì, sicuramente c'è questa, eh, quest questa veste, questa, questa maschera da esperto eh, sì. da, da ebraico e quindi da esperto dell'ebraismo, quindi insider, quindi uno eh, che conosce la verità. Dietro la, il marketing de, de, della Chiesa, quindi uno che pa, va all'origine l'origine, la vera, cosa c'è scritto veramente su questo testo. Lui dall'alto delle sue 25 lezioni, eh... <ride> però, no, lui dall'alto da, da, da questa maschera che si è costruito come traduttore, addirittura traduttore che è stato cacciato. Eh, Perché famiglio. nella narrazione eh, che fa, fa gioco forza Biglino, è il fatto che lui l'ha raccontata mi ricordo che l'ho sentito che l'ha raccontata così in diverse conferenze cioè l'ha messa così sul vago ma ha detto da quando ho iniziato poi a lavorare sulle mie traduzioni non mi hanno più chiamato a tradurre per le edizioni San Paolo come se fossero in realtà la casa editrice del Vaticano che tra l'altro non sono pare però inequivolabile il fatto che Bellino ha studiato ha studiato tantissimo guarda che occhiali speschi così esatto e che occhiaie e che occhiaie eh, che, e quanti libri alle spalle quanti libri alle spalle eh, poi sono d'accordo con um, aspetta con Simodium che ha scritto prima che soprattutto lo fa in malafede come fanno a non accorgersene eh, eh, questa è una domanda che non, veramente a cui non ho risposta cioè una volta che gli fai tipo penso a, ai video di wannabe buddha che sono usciti ormai sì. quattro anni fa quando fa vedere no, che cita questo ricercatore del centro di ricerca e si scopre che non esiste. Manco esiste il centro di ricerca. Sì. Cioè, non ti viene il dubbio, no, no, ho visto gente non. Mo, io veramente ho getto la spugna adesso che sta dicendo che da Encock ha detto no, 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 per me erano umani. Cioè Encock gli ha chiesto: ma erano umani gli Elohim? Sì, 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 sì. sì. Sì, 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 ieri è uscito un video sul canale di migliori. gliel'ho l'ho mandato subito al dottor Cuscito, intitolato Grosso Così scritto sulla copertina non erano umani. Ma come, Ma l'altra settimana? Ma dipende da chi te lo chiede. Ma come funziona, eh... da lì, lì, lì proprio ti arrendi. Dice. Vabbè, okay, cioè, come hai detto tu, sono stanco capo. Eh. Sono stanco capo. Sì. <ride> Se... Se non ve ne accorgete, se non ve ne accorgete cioè che ci posso fare? Io penso di aver fatto il mio dovere di, insomma, di uno che è un po' di ebraico, cioè almeno ho fatto vedere i dizionari, un, almeno so leggere l'ebraico abbastanza da mostrare i dizionari. Vi faccio vedere che non c'è scritto nulla di quello che dice lui, poi io, se uno ci vuole credere lo stesso, che, che ci devo fare grano alieno lo ha detto anche Bressanini esatto <ride> sì, è un testo in italiano e lì ti <ride> dice tutto cioè, manco grazie shot grazie shot per il supporto erano umani adesso ma ancora no, ma ancora no. no. <ride> grazie shot per il supporto numeretto per te qui abbiamo un altro commento eh, questo è sempre so, so, sto scrollando sempre questi del, dello shot eh, anche, questa è una, anche questa fa parte più o meno della categoria di quelli di prima e ci dice sinceramente eh, a me pare che il messaggio fondamentale che intende trasmettere Biglino sia in ogni caso non solo chiarissimo ma anche facilmente riscontrabile da chiunque, ammesso che un dio esista e qui mi sembra si possa essere senz'altro d'accordo tutti che proprio nessuno lo sa certamente non va cercato eh, nell'antico testamento punto in altre parole, il personaggio che l'Antico Testamento pretenderebbe fosse Dio, certamente non lo è. Che sia poi, eh, questo secondo lui è il messaggio che vuole trasmettere Biglino: eh? che sia poi un alieno, Biglino parla sempre di ipotesi in ogni caso, eh, un'ipotesi che nel Parlamento americano ce ne stanno tre, ricordiamo questo è il tipo di ipotesi di Fabellino, sì. e qualunque altra cosa, poco importa, direi. La sostanza del messaggio rimane comunque del tutto invariata. Ma quindi è, è, è questa, secondo lei, il messaggio che vuole trasmettere Biglino, cioè solo che in realtà quello dell'Antico Testamento non è, non è Dio. Eh, poi può essere tutto, è solo, fa solo ipotesi lui. E questo è Allora, il fatto è che, come abbiamo appena detto, lui dice contemporaneamente una cosa e anche il suo contrario. Quindi dice anche questo, è vero che dice anche questo. Sì. Però anche poi, a parte, cinque minuti dopo ti parla di alieni, di ingegneria genetica, ti dice che la verità è quella, ti dice che lui è l'unico onesto intellettualmente, quindi tutti gli altri sono ovviamente disonesti, va da sé. Eh sì, certo, perché lui dice, lo, dice, lo dice più e più volte, anzi dice che il lavoro che fa lui è stupido perché io mi limito a leggere quello che c'è scritto. Quindi quello che lui interpreta dalla, dalla scrittura è, è quello che è, è un fatto. Tutti gli altri invece sono, sono dei mentitori, capito? Ti dirò di più, lui a un momento dice, ha sempre detto eh, noi, eh, che lui legge solamente, non legge senza interpretare. Talzissima. Poi quando sono cominciati a uscire i video di Wannabe Buddha, i miei, ha fatto un video con, un suo, con uno con, che lo ospita spesso. E fa... ah, ci criticano che dicono che leggiamo ma è normale interpretare cioè, cioè fanno tutto un video in cui lui dice che è normale interpretare No, allora guarda io me le ricordo le, 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 le prime conferenze addirittura diceva al pubblico se vi accorgete che sto interpretando fermatemi. Eh. mi ricordo che lo diceva proprio al pubblico una delle prime conferenze dove ovviamente nessuno si permetteva di, di alzare la mano durante le conferenze di Bellino perché lì c'era l'esperto sul palco che di se domanda seria quando ci carichi questa live su youtube che sono curioso di leggere i commenti eh, vediamo in settimana probabilmente la, la ricaricherò eh, però però poi ti faccio vedere il video in cui dice eh no ma è normale che io interpreto cioè... eh, esatto esatto proprio perché appunto ma... cambia idea che poi anche questa cosa però eh, perdonami ehm... Va dicendo che appunto se c'è un Dio non è da ricercare nell'Antico Testamento perché quello che stavano descrivendo gli ebrei di mie... qualche migliaio di anni fa non era Dio. Ma anche questa cosa è sbagliata. Perché non è certamente la concezione che abbiamo oggi di Dio, non è quella moderna, ma era la concezione di Dio che avevano all'epoca. Non è che loro non, non pensavano che quell'elaborazione che, quell che avevano fatto non fosse Dio. Per loro quella roba lì era Dio, così se lo immaginavano, così lo interpretavano, così lo raccontavano. Sì, 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 eh, no, è così. Ma il problema è che lui but butta tutto sul complotto, cioè cose spiegabilissime, normalissime, le gira in senso complottista. Per dire è cambiata la concezione della divinità da quando è stata scritta la Bibbia a oggi? Eh, C'è il complotto. Eh, sì, è cambiata la, grammat cioè, no, la grammatica, è cambiato il modo di esprimere certe cose nell'ebraico. No, c'è cioè, il complotto, hanno cambiato lì. Il problema del complotto, come ho detto nel live di ieri, è che una di quelle teorie, una di quelle risposte che non sono risposte. Cioè, nel senso che, o meglio, che è una di quelle idee che ti danno da solo le risposte e non ti fanno indagare, oltre, cioè, una volta che tu dici che questa cosa qua è frutto di un complotto. Chiudi automaticamente ogni possibilità di ricerca perché c'è un complotto, non potrai mai sapere chi ha complottato e chi è come dire gli alieni è come dire tipo gli alieni. Tu dici, sono stati gli alieni eh, ok. Una volta che dici che siano stati creati degli alieni, tu gli alieni, non potrai mai indagarli perché si nascondono perché se ne sono andati, ci avrai sempre un sacco di motivi per cui non puoi più farti altre domande, o meglio, te le puoi pure fare, però, non potrai mai avere altre risposte. Sono quelle risposte di comodo che tu le metti lì e ti spiegano, tra virgolette, tutto. Eh sì, eh beh, è un po' come le caratteristiche di Dio che non sono dimostrabili: eh, ti dici, guarda, eh, non lo è un mistero, eh, Dio può fare tutto, Dio vale tutto, è un mistero. Però poi Dio non, Dio non è inconoscibile e quindi non lo puoi sapere. Gli alieni, uguali so, fino a un certo punto diventano inconoscibili. Eh, Giac Giacobbo ci ha fatto su una carriera. E poi abbiamo quest'altro commento qui, eh, bellissimo perché qui poi arrivano quelli, in realtà questi fanno parte della, della categoria di quelli più esperti. Cioè, e infatti c'è Ciccio Kim che ci parla di Bob Lazzar. Cono conosce Bob Lazzar, dottor Cuscio. Di nome, di nome. Ma se Bo perché Bob Lazzar, se non sbaglio, è quello del, del militare, qualcuno che è andato al centro della Terra, roba del genere. Eh, fa parte di quelle di, di quelle di quei tizi lì Bob Lazzar adesso, adesso ce lo cerchiamo Bob Lazzar eh, Bob Lazzar è famoso eccolo qua è, una, in realtà è, una, un, è un insider diciamo una cosa profonda che però in realtà è un cialtrone Bob Lazzarra, eccolo qui. È un imprenditore statunitense, fisico e controversa. Figura centrale nella discussione sugli UFO. Lazzarra dichiarò di aver lavorato presso l'area S14, nel nell'area 51. Capito? È uno di quelli che ha visto cosa c'era nell'area 51, ex dipendente dell'area 51, esatto. Eh, e appunto il commento qua questo è uno, uno di quegli esperti dice ma se Bob Lazzar è più di ben lontani 30 anni e, 30 anni e più uh, 30 anni e più fa ben lontani da Biglino e Malanga ha dichiarato di aver letto dei rapporti che, in che cui si male? parla di loro interventi penso generici avvenuti sull'uomo 10.000 e più anni fa qualcosa quindi c'è stato ah beh allora se lo dice Bob Lazzar: se lo dice Bob Lazzar. Però è il fatto che eh, l'ha detto più di 20-30 anni fa, prima di Biglino e Malanga. Ah, beh, e il allora... problema qual è? è? Che Biglino e Malanga non è che questa roba se la sono Non è del 2020 l'ingegneria genetica, il fatto che ci hanno creato gli alieni. È un po' più vecchia anche rispetto alle loro dichiarazioni: eh, almeno 60-60 anni, <ride> capito. Allora, vediamo qua se intanto troviamo qualche altro. Ah, c'è questo qui che è spocchioso, mamma mia. Quale? Eh? Eh, Renato non so se... Ah, è vero, è vero. Però non ho trovato un suo. Ah, eccolo qua. Ah, eccolo qua. Bene, ora parlaci della minoranza che non rifiuta prioristicamente le implicazioni della ricerca di Biglino. Sono curioso, sono sicuro che uno studioso dalla mente e dalla conoscenza umana come sei tu abbia già un quadro ben delineato. Oh, ecco, ecco un altro logo comune, tirato fuori spesso anche dagli autori stessi. Quello di dire che ci sarebbe una chiusura a priori. Vero. Nel mio caso, no, nel tuo neanche. Tu l'hai pure detto che sei stato un, Anzi, un ex. No, ex percorso, mediano, un quindi la nostra non è chiusura a priori. cioè se noi diciamo che sono delle emerite baggianate, lo facciamo a ragion veduta. Sì, ma più che altro la, 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 la chiusura a priori la millantano da parte del. Eh... Da parte della scienza, da parte de degli accademici. Eh, spesso ho sentito dire appunto che la clusura cioè, a priori arriva in ambito accademico, ovvero che non vogliono mettersi a studiare quella roba lì. Non vogliono mettersi a indagare su quelle domande lì. Come se quelle domande fossero arrivate oggi e non si abbia una risposta in merito, sì. Infatti, infatti. Invece, invece, sono loro che non sanno che quelle domande. Sono state prese seriamente in considerazione 60 anni fa quando uscirono, sono state esaminate, hanno visto che non portano da nessuna parte e boh, sono state accantonate. Esatto, non, non, non c'è nessun motivo per continuare a domandarsi una cosa che non, ha, che non sta in piedi. Buonasera, buonasera, acacia. Buonasera, acacia. Vedi che c'eri rimasto male, <ride> che non c'era libbe oggi. C'è buona tocca che un altro, altro bigliiniano insopportabile, invece no, c'è il dottor Cuscito era una serata scam, era una serata scamba. Eh, buonasera, dottor Fabio. Buonasera, dottor Fabio. Dopo nove ore di autostrada, traffico e tempeste, ora defatico con un po' di sano disagio. Benvenuto, dottor Fabio. E... Che, chi è che ha detto che Bob Lazar girava il sugo eh, girava il sugo nella mensa dell'area 50 dell'area 50 sì. e si scambiava le ricette con la signora Marisa eh, non avevo intenzione di entrare infatti poi un uccellino ha detto che... <ride> e l'ho no, visto che ti eri arrabbiato ha vabbè c'è uno scherzo ci dobbiamo divertire tutti e ha detto Secondo me ti saresti arrabbiato ancora di più se avessi scoperto che in realtà non c'era nessun disagio. E non hai, eh, 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 hai saltato la live, capito? Eh, <ride> mi è dispiaciuto ho detto vabbè dai. In più doppia botta di culo mi è saltata la sessione di ND di mercoledì, poi... dai! dai. <ride> Pensa che io stavo a pensare, ho detto ma sai che certo a me mi cambia cosa, poi la sposto a giovedì. <ride> no! <ride> Allora ah, sì, perché mercoledì recupereremo Lib, eh, lo dico per quelli che sono arrivati adesso, oggi stasera non, eh, non c'è stata Lib eh, perché io non ho potuto lavorare al cronovisore col fatto che ieri mi ha piovuto in casa, la notte non ho potuto usare il computer, non ho potuto lavorare, eh, oggi ho cercato di andare sul tetto a ripararlo, non ci sono riuscito, poi è ripiovuto e quindi non ho, non ho fatto in tempo a mettere le mani al cronovisore. E quindi Lib è saltata la live che stiamo facendo questa sera con il dottor Cuscino. Sarebbe dovuta esserci mercoledì, gli ho chiesto il favore di anticiparla oggi. Eh, così, mercoledì recupereremo l'IB. I poteri forti hanno bucato il tetto, e il Vaticano non gli ha dato abbastanza soldi per ripararlo. Esatto, e di questi, questi youtuber che fanno i big money e poi, e poi stanno, stanno con gli, che con gli scoppi, schioppetti la carta scoppietta per ripararsi dall'acqua. In realtà, la caccia è tutta una ma macchinazione dei, dei poteri forti perché dovevo far, volevo farla stasera. Avevo cambiato idea, volevo farla stasera live e allora ho fatto in modo che piovesse: che, cioè, tutto... <ride> Kobayashi, Kobayashi, non so come ci sono arrivato qui, ma ci rimango. Benvenuto, Kobayashi. Come ci sei arrivato qui? Perché eh, non siamo pochi, però effettivamente sono, sono, sono temi di nicchia. Eh, Cuscito ha fatto passare le scie chimiche su Roma per eh, spostarsi spostare lì esatto. si chiama Pluribol eh, la carta scoppietta ma che c'hai nove anni <ride> <ride> la carta scoppiettina che, che scoppietta la carta scoppiettina le strade dello spirito santo lo portano tutte a Padre Cain esatto allora, stavamo dicendo di, di questo commento qui, eh, ah, ecco sì, l'ho ripreso per, per ricordarmelo, riguarda appunto alla, alla chiusura, alla chiusura a priori della, da parte degli accademici. Eh, appunto, stavamo dicendo, no, non è così, sono state prese in considerazione eh, seriamente alcune, eh, non, non dico proprio l'eso intervento, ma comunque sì, sono state fatte ipotesi anche scientifiche, eh, riguardo anche mh, a civiltà... È sparito il dottor là, poteri forti ci hanno, ci hanno buttato. Anche, no, ho provato ah, a spostarla. Ah, hai provato a, a spostarla. Aspetta, posso provare. Perché se io faccio così, però, è uguale. Io no, è fatto, è fatto, è ah, fatto, no, fatto, fatto. aspetta, ci spostiamo. Oh, alme almeno ci. Allora, mi metto così. Allora, tutto il cuscito. <ride> Eh, Dicevo, sono state fatte ipotesi scientifiche anche riguardo al, 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 alla possibilità, se ci fosse stata una civiltà eh, più antica che è, tecnologicamente avanzata, che poi è, è scomparsa, eh, è possibile avere tracce che, si, come, che tracce potrebbero rimanere. Di, cioè, sono tutte ipotesi che in realtà scientificamente sono state fatte, eh, sono state studiate e... E sono tutti i pozzi che non hanno portato a nulla. Della pala astronautica che è in giro, che parla e chiacchiera da 60 anni, non è stata prodotta mai alcuna prova, zero prove. E quindi perché la scienza a oggi dovrebbe rimettersi in moto per andare a rispondere alle ennesime domande a cui è stato già risposto, di cui già abbiamo altro tipo di risposte? Perché? Perché se un autore si è svegliato stamattina e ha detto: secondo me sono stati alieni. Beh, la scienza non mi prende in considerazione perché dico cose scomode, che è un po', è un po come sembra un po' come la scusa che si danno certi eh, personaggi alternativi. Dice, eh beh, ma me non, non mi segue nessuno perché, perché, perché dico cose scomode, no, che non ti caga nessuno, sarà quello. Le... Cioè, se, se tu ti alzi la mattina e dici che 2 più 2 fa 5 e eh. non lo dimostri, cioè non puoi pre pretendere che siano gli altri a dimostrare che, che, che ti sbagli. Eh sì. Uno più uno. Anche per, più ma, uno perché poi uno. funziona così, cioè non, non è che... Allora, <coughs> allora, non sono due uguali lo immeci, non è che uh, le ipotesi sono scomode, le ipotesi non sono mai scomode, al massimo puoi trovare delle prove scomode, però prove che finora non mi risulta... Si sì, sono mai state trovate. E se finora sappiamo che la terra è tonda, se vuoi sostenere che la terra sia piatta, ok, puoi pure farlo. però non puoi pretendere che gli altri ti credano o okay, che siano gli altri ad andare a, a controllare e dimostrare che ti sbagli. Come quando l'ultima volta mi hanno invitato a fare un video, di debba, anzi, un confronto. Con la coautrice di Biglino, che è quella che dice che gli eventi biblici si sono verificati vicino al Baltico. <ride> la Bibbia nel Baltico è eh? bellissimo e io ho detto: scusi, ma se loro, loro intendo lei e il suo coautore più famoso non si sono presi loro la briga di studiarsi uh, l'archeologia, uh, la, la filologia semitica. Perché dovrei essere io ad andare a spulciare le loro teorie e dire no, questo è sbagliato, questo no? Eh sì, capito. Perché? Perché le, le prove le devono portare gli altri. Cioè, è, è facile inventarsi, alzarsi la mattina e inventarsi. Eh sì, qualsiasi cosa, qualsiasi associazione che, che ti prende la fantasia, la spari. Cioè, questa ah, cosa può essere figa e la dici senza aver approfondito quanto effettivamente questa cosa sia eh, plausibile. Ma o... basta, però ci scrive: Zero prove, non esageriamo. Ogni tanto vengono trovate civiltà più antiche di quanto, pensava, di quanto pensavano. Niente di esagerato, ma ogni tanto capita. Eh, vabbè, ma quelle, cioè, sì, vengono scoperte ogni tanto civiltà più antiche, ma quelle le, le scoprono gli archeologi, non i paleastronautici, vengono scoperte dagli, dagli, dagli archeologi, dagli accademici, si fanno degli studi e eh, si classificano come tali, non so i paleastronautici che fanno questo tipo di ricerche, eh, e soprattutto è tutta roba comunque che non ha niente di, di pazzesco di, o di inspiegabile, ecco, niente di inspiegabile ma poi eh, per scoprire un'intera civiltà devi trovare una quantità di prove no cioè bella grossa Ci se trovi una... un vaso particolare non te ne fai niente sì. devi trovare una serie di tombe in una certa area abbastanza grande dove tutte hanno dei vasi per dire nel corredo funerario dei vasi con lo stesso stile allora Puoi dire di aver trovato un'altra cultura, sì. manca una civiltà. Sì, adesso un si cultura, parla di cultura, sì, no? parla. la cultura di Rinaldone, per dire Ma quello è un discorso, però trovi comunque dei, de, un, insieme, un insieme di dati coerenti, non solo un, una tantum. Invece la paleoastronautica sono sempre le presunte prove, sono la stele uh, funeraria in, un, in una piramide maglia. Una pipa, un poggia pipa da un'altra parte di uno stile completamente diverso. Le piramidi in Egitto che sono completamente diverse da quelle del, del, dei Maia, de... cioè, come fai a dire che appartenevano alla stessa civiltà, sia essa Atlantide o Aliena o quello che vuoi? Beh, sì. se non, sembra, non, non, non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Oppure, come al solito, torniamo al solito discorso delle, delle piramidi, no? le piramidi: la forma piramidale sparsa un po' tutto il mondo. E questo dovrebbe essere sintomo di, di che cosa? È semplicemente la, la, la forma più basilare con cui costruire qualcosa in alto, con i, mezzi, con i mezzi e le conoscenze che hai a quell'epoca. Di certo, non mi fai un grattacielo o tutta una cosa storta, mi fai una cosa con base larga e punta stretta, perché così rimane in piedi. Cioè è, è, è proprio la, le basi sono eh, grossi sassi, non sono una prova della civiltà avanzata, esatto, Isa. ma sembra che stiamo guardando tutti e due da una parte. Se io mi ribalto di nuovo, riesci a, a mettere. Ah no, però così siamo più o meno. Ah, siamo, okay. siamo più o meno tra di noi. Perché se, perché, se no, se ti ribalti e io mi metto di qua. Comunque io sto a guardare la chat, ah, giusto, giusto. E tu, tu mi guardi, io però ti do le spalle, capito? <ride> Cioè io parlavo oh. dottor Cuscio. <ride> La distribuzione delle forze di un edificio è una cosa a cui si arriva tranquillamente quando si devono costruire cose, non è conoscenza inarrivabile. Esatto. Non c'è niente di inspiegabile, non c'è niente di impossibile. Eh, questo è un discorso che ho fatto anche quando parlavo dei presunti miracoli eh, inspiegati dalla scienza. Non c'è niente di impossibile su questa terra ancora. Non è stato trovato niente. Di, non dico di inspiegabile perché sì, ci sono cose che. Non inspiegabile, scusate. Inspiegato. Sì, ci sono cose non spiegate. Qualcosa di non spiegato c'è a livello anche, a livello archeologico. Di non spiegato, c'è sempre qualcosa a livello chimico, quello che ti pare. Di non spiegato c'è, ma di impossibile o di inspiegabile non è stato trovato ancora niente. trovate una cosa su questa terra che la scienza, di fronte alla scienza, dice: Ah, è impossibile! Deve esserci per forza una spiegazione trascendente o ipertecnologica aliena. Di impossibile non, ancora, non abbiamo ancora trovato nulla. Non ancora spiegato: sì, esatto, Aterial. Di non spiegato, non inspiegabile, mi sono corretto. Comunque, ha ragione Allo, i paleastronautici vanno a cercare nei posti sbagliati, io cercherei prove nei burroni <ride> esatto. e lui ha capito tutto. Ha capito tutto. No, poi ci sono cose che ci sorprendono. Io mi ricordo ancora, poi, magari dopo la pausa estiva, ci farò una recensione. Su un libro che mi attirò verso tutta l'archeologia misteriosa. Eh, e ci sono diversi siti sparsi per il mondo, tipo in Irlanda, in Germania che sono allineati astronomicamente, cioè c'è un raggio di sole che solo nel solstizio d'inverno uh, arriva al fondo di una, di una lunga caverna artificiale, mm -hmm. di una, uh, oppure al solstizio d'estate, cioè ci sono alcuni oppure la tomba di Ramses che uh, veniva colpita il fondo della, della la parete di, fo di fondo, veniva colpita dal raggio di sole solo nel giorno della morte del faraone. Mm -hmm. Cioè sono cose che ti affascinano, certo. cose che vediamo anche nei film, no? Però non sono impossibili da fare, cioè non, sono, non richiedono calcoli matematici di una matematica avanzata, basta anche la misurazione empirica, cioè, proprio fatta sul momento. Bastano delle corde, bastano delle, delle... un palo. Cioè, gli allineamenti che sono affascinanti. E ti colpiscono, cioè come hanno fatto, però se ci pensi non, non, non devono aver usato necessariamente i computer. Sono stati molto bravi, quello sì, quello sì. Però cose fattibilissime con mezzi primitivi. A quest'ora Soprattutto... il sole arriva qua, mettici un palo. Il giorno dopo fai, eh, mettici un altro palo. Ho oh, fatto allineamento. cioè, se ci pensi, non è non, è... non, lo non fai. Poi il fatto è che noi hanno avuto mi letteralmente migliaia di anni una volta che tu uh, crei l'agricoltura o sc scopri l'agricoltura ti accorgi poi che le stagioni cambiano che uh, quando il sole è un po' più alto allora cioè quindi si avvicina l'estate la primavera l'estate uh, c'hai la fioritura c'hai insomma escono fuori le piante poi quando il sole comincia ad abbassarsi sull'orizzonte diventano più cioè, muoiono si seccano sì Dopo migliaia di anni ti accorgi che c'è una correlazione, allora ti accorgi che puoi uh, usare dei punti di riferimento e dire ok lì quando il sole quando sorge... Certo, dobbiamo piantare i carciofi per dire, <ride> però sì, eh, effettivamente è così. Eh... Migliaia di anni di esperienza, eh, eh, sono palle, sono comunque conoscenze più. che si tramandano. Grazie a Jack, grazie per il supporto. eccolo qua eh, comunque ciò mi spiega tutta la questione di Biglino e ciò che vedo nelle librerie eh, i suoi libri si trovano sempre tra quelli più per, interpre ah, quelli tra per interpretare i sogni eh, okay. è una nota eh sì, positiva sì, eh. no c'è no, una che, sì, che dice il fatto della tradazione delle civiltà da parte della scienza non è una cosa brutta ma una cosa che fa capire quanto gli scienziati siano aperti a nuove scoperte ma eh, assolutamente sì assolutamente sì Uh, fuffologia applicata c'è la categoria <ride> anche storage è allineato astronomicamente ma occhio, ma occhio si fa specie se osservi le stelle per tutta la vita ovvero 30 anni all'epoca uh, quando casualmente vedi che ogni volta quando sorge il sole ad un certo punto dell'anno magari ti accorgi che subito dopo iniziano le inondazioni del Nilo e ti regoli di conseguenza a proposito dei 30 anni uh... Secondo me, non è, effettivamente non, potrebbe non essere un caso eh, se l'astronomia si sia sviluppata maggiormente nei posti dove è nata la scrittura, quindi in Cina e nell'antica Mesopotamia, cioè quando hanno cominciato a scrivere, a mettere per iscritto le osservazioni, quindi quelle di una, di una o di due generazioni dopo, quando quelle erano già morte, potevano comunque fare tesoro delle esperienze di quelli precedenti. In realtà è questo che ha dato la svolta all'evoluzione all culturale della civiltà umana: è la scrittura. È quando le conoscenze non hanno smesso di essere tramandate oralmente, nonostante ci sia chi ancora oggi c'è eh, la tradizione orale. Guarda, è ineccepibile col cazzo. Non esiste la tradizione orale ineccepibile. Anzi, è stato dimostrato scientificamente tramite diversi studi antropologici che la tradizione orale rinventa le cose, non è affatto affidabile. Però sì, appunto è stata la scrittura che ha dato quello sprint in più alla, alla civiltà umana, perché quando tu le conoscenze, le osservazioni le metti per iscritto e le generazioni dopo possono... Eh, prendere quelle tue osservazioni eh, e confrontarle con le proprie, e rielaborarle, vai avanti, perché se no stai sempre a fare le stesse osservazioni. Ma infatti, per spiegare come mai diversi popoli. Intanto, Veldrin ci scrive per la prima volta in chat. Fatemelo leggere. Ma infatti, per spiegare come mai diversi popoli avevano simili credenze, l'alieno è sicuramente più comprensibile come spiegazione rispetto a migrazioni e scambi commerciali tra i popoli. Grande, grande Veldrin, esatto. Sì, assolutamente l'alieno funziona di più. Eh. Dipende anche che uso aveva l'astronomia, se aveva un puro uso rituale è un discorso diverso rispetto a un uso pratico, viaggiare, vi... ma, ma io credo che non fossero uno, un uso esclusivo. Infatti. Eh, rituale, eh, pratico, agricoltura, no? Eh, lei è l'esperto, dottor Cuscino mi dica lei. Infatti. Vabbè, diciamo che io fingo di avere no, vabbè, comunque, scherzo <ride> a parte. No, sì, è così, cioè, non... anzi, una delle caratteristiche delle culture premoderne, come si dice, quindi prima di quelle, è, è quella che era un tutt'uno, non c'era separazione tra religione o... O... o cultura, quella che noi chiamiamo generalmente cultura, c'era tutto insieme o politica. Infatti, quelli che l'esoterismo, insomma, che io considero una sorta di reazione alla modernità, prima di tutto, eh, quelli che vanno appunto a, ri a ribeccare vecchie conoscenze, sì. cercando di... quindi ci mettiamo in mezzo l'astrologia, la Kabbalah, l'alchimia, eccetera. Non a caso lì eh, la, il termine olistico va tantissimo, perché loro, cioè si, si vuole reagire a questa uh, iperspecializzazione che abbiamo noi, a questa separazione tra... Uh, civile, religioso, scientifico culturale in genere umanistico sci oppure scienze esatte secondo me è una tendenza proprio umana quella di voler riunire tutto è motivo per cui secondo me avremo sempre uh, l'esoterismo avremo sempre gente che vuole cercare di trovare una spiegazione unica a tutto o Di collegare tutto è il motivo per cui hai anche la paleoastronautica. Sì. Perché l'alieno è una di quelle spiegazioni che sembrano unire tutto. Sembrano eh beh, è un, è un Jolly, è un Jolly come Dio, gli fa, fa tutto, lo puoi usare per spiegare qualsiasi cosa. Eh, infatti, c'è cioè Infatti, con la scrittura ci hanno detto che gli egizi vedevano gli spermatozoi che uscivano direttamente dai loro peni Lo hanno visto con i loro microscopi elettronici oppure avevano degli spermatozoi enormi. Gli egizi, che ne sai? magari <ride> ne usciva uno grosso così, e eh, quelli li, nel, nei geroglifici ce l'hanno messo. Non dimentichiamo che i geroglifici non erano una scrittura, ma erano dei disegni. Cioè, ah, quando sì. scrivevano civetta, volevano dire civetta, dire infatti, civetta. hanno muri interi. <ride> Di animali messi a caso, parti del corpo esatto, esatto. così ma, ma, e quindi immagino che immagino che quel <ride> <Shad. ride> immagino che, che fatto quel geroglifico di cui ha parlato Biglino deve essere stato tipo un gra... tipo le scritte sui muri. Che avevano ha scritto sborra? <ride> <ride> e, però ovviamente loro parlavano con i disegni, eh. e ha fatto esatto. quel disegno. <ride> Abbiamo eh, no, letto un commento di Aderial, infatti tradizionalmente si considera l'inizio della storia, l'introduzione della scrittura e il periodo precedente come preistoria. Eh, altro che Spermatozoo, Spermatoparco. No? Eh, la teoria aliena è apparentemente complessa come i quadri di Kandinsky sembrano complessi ma sono solo disegni a cazzo, invece una teoria vera è complessa come una catena di montagna. E immagina togliere le macchie ok qui sono, si, sono, si, sono, si sono fossilizzati <ride> sullo spermatozoo gigante eh, barili di esatto no. allora andiamo a vedere qualche altro andiamo a vedere qualche altro, sì, altro sì. commento eh, fatemi recuperare la pagina ok da questa eh, l'avevo finita aspetta dove sta eccola qua vedono ve sparchi ne sai niente spark eh? dove? Eh sotto quello che hai letto prima c'è uno Sparky kendro boh 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 bo no no è passato non è chissà conto. se Sparky ah, sa niente. no no, co... non credo, non credo. no 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 non credo no non no no vediamo è lui. no eh, allora, no un no 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 però no 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 eh, aspetta che io, però devo non posso io cambiare la schermata direttamente devo per forza aggiungere allora faccio così eh. no devo per forza togliere e poi riaggiungere allora aspetta tolgo riaggiungo eh, no presenta condividi schermo eh. oddio ma qual era questa Eccola qua. Ah, questo è un, cla questo è un classicone. Eh, ah. C'è un proliferare di personaggi che attaccano Biglino e Malanga per avere un attimo di notorietà pur non avendo capito nulla, bello bello. Questa, questa è un'altra argomentazione classica. Che se tu critichi uno che ha più follower di te, eh, vabbè, lì lo fai, lo fai solo per notorietà. Eh, okay. Tra l'altro c'è cioè, Federico invece che gli risponde: cioè, Ma che c'è da capire? Insomma, sono narrazioni fantasy queste la pale astronautica. L'architetto Franco Giarrocco, che io inizialmente ho detto: Arco detto archeologo. Ma possibile? Che... Ah no, Arco e architetto, okay. dice. <ride> cioè, fantasy. Se leggeste la Bibbia, capireste. Inoltre, non, eh, non tutti hanno l'hardware per capire certe cose. Malanga okay, è un genio. Grande. Ma Lang è un genio e Biglino ha avuto il merito di aver stimolato a ragionare su certe cose per chi ancora lo sa fare, a parte, a parte stimolato a ragionare, e eh vabbè, a parte <ride> cioè io non mi vanterei di essere intelligente più degli altri perché lui c'ha l'hardware per capire certe cose, cioè, però vedi ecco. Altra cosa in comune, è, ne abbiamo già parlato ieri, è la presunzione, cioè non è solo. Uh, dire, ecco, altra cosa in comune quindi oltre alla presunzione dire hey, ma io ragiono con la mia testa però poi ti ripetono a pappagallo le stesse uh, bagionate che si è inventato il tizio di turno eh sì. perché quindi altra cosa in comune per rispondere alla tua domanda delle cose più diffuse queste sono proprio classiche quindi dice, non bisogna appunto mai fida fidarsi a nessuno ma ragionare sempre eh. con la propria testa eh. però poi dopo ti vanno a ripetere esatto vediamo se c'è qualche risposta la questione è molto complessa ho provato quando vabbè era vabbè eh, chissà non parla con gli altri eh, non so dov'era. avevo trovato un commento bellissimo che c'era tutta una discussione eh, tra l'altro questo è una No, questa che è live eh? è sotto il video che abbiamo fatto insieme. Là c'è stato il sì, delirio. Sì, lì anche ce ne sono tanti. Avevo trovato un commento lunghi di gente che si rispondeva. Un commento dove aveva risposto anche lei, dottor Cuscito. Alla fine mm. era incalzato e il tizio ha detto: Risponderò presto. Adesso mi sto imbarcando su un volo della de de Ryanair, ma appena rispondo, evidentemente quel volo. Non è mai arrivato a <ride> destinazione perché ho commenti... pensato io. la risposta non è più arrivata. <ride> I poteri forti eh, l'hanno eliminato forti, perché stava per dire cose scomode. Eh, eh, stava sicuramente per rincalzarla definitivamente. Invece... Allora, vediamo un po', no, questo è arrivato adesso. Ok, allora aspettate che vado a recuperare un'altra pagina. Ah, bella anche questa. Uh anche mi sembra, che aveva... infatti sì, qui ha risposto anche lei, eh, c'è cioè Dino Pascali, aspettate che voi non lo vedete vabbè ve lo leggo ve lo leggo. Eh, perché tanto poi passiamo subito ad altro eh, intanto nel frattempo questo ve lo leggo solo senza che ve lo faccia vedere eh, dice, lui è laureato tu non lo sei e nemmeno Davide Puente o Mentana, lui è laureato tu no, e quindi cioè, non sei laureato, non puoi, non puoi rispondere, ma manco Bellino, ma manco Bellino e quindi questo insiste: questa cosa ah, non si è laureato, non si è laureato. E dice, per curiosità, cosa pensa degli accademici e del mondo accademico del signor Pascali? Perché poi esatto, ti chiedono la laurea, ti chiedono che laurea è, ma poi anche lei la laurea non serve perché la laurea, poi se sei laureato, sei indottrinato. Sei indottrinato in quello che i poteri forti o la scienza eh, ufficiale eh, ti, ti obbliga a dire. Per cui quando fa comodo... La, la, la laurea serve o non serve, dipende... Dalla cioè, la laurea di Schrödinger, no, quando <ride> fa <comodare due. ride> Se è un pietro buffa che dice che Biglino potrebbe, ave potrebbe avere ragione, ah, allora vedi, l'ha detto buffa. Se è un ebraista che dice no, a torto Marcio, no, non va bene. Non va bene, no. la, la, la laurea dell'ebraista non ci interessa. Non Come c'è uno che adesso sta commentando anche da te, che mo, lui sì che fa l'appello all'autorità, uh, dice eh, no, ma io sono laureato in ingegneria, ok. Esti, come diciamo noi a Roma, noi romani. <ride> come dite voi romani <ride> no. e, e quindi e qui, c'è questa, questa espressione tipica romana e quindi, e quindi... <ride> io ah. ho, ho la laurea e dottorato in ebraico che, do, che faccio allora che non facciamo? va bene non, allora no. la laurea in ingegneria vale di più quella non conta uh, fanno picchi anche con le lauree <ride> sì esatto, esatto. Io, io ho laurea che, che mi apre tutte le porte e eh, sti cazzi esatto non ah, era, era e quindi non era proprio è quindi, era, era. Era, è concio, ero, ero e quindi e con ciò e con ciò tipico espressione romana quel volo è stato dirottato perché spargeva le, le scie chimiche oh, abbiamo anche sbloccato un libro delle risposte facci, facci la domanda Maurizio intanto prendo possesso del, del libro delle risposte, eh, avevo aperto finalmente una de, delle nostre live che abbiamo, che abbiamo fatto insieme. Lì, lì c'è il meglio, meglio. Andiamo a vedere, dovrebbe essere questa. Uh, sì, eccola qui. Una, una live, è questa qui. Fatemi rispostare la finestra. Adesso andiamo a cercare un commento. Fava, Fava, intanto rispondo a Fava, sì, sì, vai, vai. uno che cita le sue lauree, il fatto è quando accusano me di aver citato le mie lauree cose che non ho mai fatto, Cioè, io la vedo, ecco, non, non la metterei in quei termini, però anche secondo me non ha senso fare leva sulle lauree per dire è così, io so, ho una laurea in X e quindi sono un'autorità. Perché uno può anche essere laureato e avere delle idee strambe infatti mi è appena arrivato vabbè no, non voglio però si sì, può avere delle idee strambe e quindi non, cioè, non vuol dire niente contano le dimostrazioni che porti però se tu non porti nessuna dimostrazione allora non vale niente cioè, ti, ah, tra l'altro padre io niente mi toglie dalla testa che se fossi io quello con 25 lezioni e quell fosse quello l'altro cioè stati sicuro che me le sbatterebbero in faccia continuamente uh, uh. Se avessi provato a far rapidino ho scritto. Oh, ma io ho fatto solo 25 lezioni di privatista, si va Con le stesse argomentazioni che porto, quindi con i dizionari e tutto, non varrebbero niente. Lo stesso. Uh, allora, io qui stavo scorrendo un po' di commenti e ovviamente ho saltato i classici. Vabbè, eh... vabbè, vabbè. Nox, grazie mille per il supporto, Nox, ieri qua a farti segnare rumoretto per te. Voilà, grazie mille per il supporto. Eh, tipo questo commento che eh, andrebbe in realtà letto così. e come detto però non lo leggiamo, andiamo. Andiamo a. Non spariamo sulla croce. No, 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 andiamo a leggere qualcosa di più interessante. Eh, fammi vedere se qui. Eh... I vari temi commenti più polari, devo mettere dal più recente, ok. Così possiamo trovare eh, qualche commento. Eccolo qua, ecco qui ce n'è uno, ecco uno. No, allora, aspetta, no, sai, devo dire, questa è quella su, sugli accademici che nascondono la verità. Se vai sì. su quella su, che abbiamo fatto proprio sulla parte astronautica, lì trovi la crema. Eh, eh, aspetta però qual era che fermi tutti dottor Fabio ma chi toccia manna grazie mille dottor <ride> Fabio cinque numeretti per te fammi segnare fammi segnare padre posso approfittare per, per assentarmi un secondo come no come no prego, prego. grazie dottor Fabio grazie dottor Fabio per il supporto 5 rumoretti per te: battesimi regalati dal Kedraven, Arresti Nesi, a Deve a io, a io. Non Molinas, a NTN. Grazie mille, dottor Fabio, per il supporto. Grazie. Allora, fatemi riprendere. Fatemi rimettere qui. Ecco eh, la cuscina. Andata a nascondere. Ok, ma si possono riabbassare un pelino. Gli ma perché gli alert sono alti? Ma sono bassissimi gli alert. Sono... È alto il dottor Cusci è arrivato Whatsapp da Soro se deve rispondere, esatto. È andata... No, perché c'è sì, il cavolo in doppia fila. Eh. Sì, grazie, sono signore. alti? Sono allo stesso volume delle voci. Ammazza, eh, io qua li vedo bassi. Allora devo fare per gli alert... Eh, 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 eh. No, non erano questi. Allora fatemi abbassare Vediamo se riesco ad abbassare l'alert eh... Doveva essere questo Ah no non lo posso abbassare Perché non so perché non mi carica la pagina eh... E quindi non lo posso abbassare Ah però forse da qua Aspetta aspetta aspetta, aspetta. L'ha spo... andato a spostare il cavod? Sì sì l'avevo parcheggiato in tripla fila eh. Allora ecco ecco ho trovato Ho trovato Eccolo Adesso L'ho abbassato, eh? So, so. No, ho abbassato gli alert Adesso dovrebbe essere più basso Buonasera, Cardianon Farò penitenza, tingerò i capelli No, non tingerti i capelli, Cardianon Che fai finire il mondo, anche tu eh, Sì, sono un po' atti Adesso lo dovrei averti abbassati. Com'è adesso? Buonasera, John Ditemi se l'alert è basso Perfetto, l'ho abbassato, Ok, ottimo. Eh, stiamo parlando di commenti. Commenti billiniani, Commenti bilignani. Eh, ecco qua Andate a seguire Cardiaron. Soprattutto Soprattutto sul su YouTube su YouTube. Oh, ma pure Marco. Non avevo visto Marco, Marco. Non avevo Marco, da dove sei uscito? No, grazie mille Marco, 5 battesimi regalati anche da Marco T76. Eccoli qua, fatemi segnare. Non avevo visto Marco. Grazie al Siete grazie al Signore! Alleluia. Grazie mille Marco per il supporto. Ecco qua che segno intanto. Val è andato a fare le ninne battesimo errato a Max, a Pastorius a Sbarina, a porco direttivo e a Carlo e a Carlo Picone, grazie mille Marco e... Guardianon. Uh, Guardian, uh, l'hai vista l'hai vista la conference scusate, momento nerd momento nerd, Gardiano uh, l'hai visto l'hai vista la, la Starfield Direct che roba Basta, momento, un momento, un momento nerd. Allora, aspettate, che devo, devo un attimo risistemare. Si è il tutto. Il Eccolo qua. Buonasera, Scootboy, Grazie per il supporto anche a te. Numeretto anche a Schoolboy. Eccolo qua. Tac, fatto. Eh, buonasera, Scootboy, ben arrivato. Stiamo parlando, stiamo parlando di. Di, di, di più che di commentatori, di, dei commenti e, delle, e degli schemi che si ripetono in certi commenti per, per un'analisi del, della metodologia. Eh, pare non dimenticare il libro delle risposte, è vero? però vi dovete fare la domanda. Se non mi fate la domanda, ha eh, ah, fatto la domanda. Maurizio, fatemi recuperare. Maurizio, eh, Maurizio, Maurizio, Maurizio. Eccolo qua, la domanda per il mistico libro delle risposte. Ma non è che niente niente tra due giorni il berrusco arrotola la pietra e riciccia fuori? Andiamo a vedere se la profezia uh, si avvererà. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anche lui sulla sua spada e morì con lui. <ride> quindi, quindi forse qualcuno verrà... <ride> Adesso preso da questa, da questa Di partita fe, Emilio, Emilio Fede Oddio Vedre, Vedremo raga, potrebbe succedere eh, Perché comunque l'età è, è abbastanza avanzata Però effettivamente il suo scudiero Saputo della morte di Re Saul <ride> <ride> tipo, mo vabbè, Guarda come va a finire eh. Ehm ma i ma moltissimi audio sono bassi no adesso ho abbassato tutto ho abbassato io tutti gli audio perché quando c'è l'ospite poi gli audio comunque danno fastidio eh, e, quindi, e quindi li tengo bassi a proposito di numeretti, il sexy Satan è partito. Sta prendendo l'acqua dal soffitto. No, non è ancora partito. Ma partirà presto. In settimana. Il, ma non ha preso acqua, tranquillo. Il 6 settembre, Vita Sociale. Arrivederci. In realtà, in realtà guardiano, se ti piacciono i GDR, è dal 31 agosto che Vita Sociale, perché il 31 agosto no, esce Baldur's Gate no, 3, e anche quello è tanta roba. Ehm. Non ride, non ride, è una cosa molto seria, esatto. Allora, stavamo dicendo, stavamo vedendo. Torniamo a noi, torniamo ai commenti. Eh, una live. Che allora, questi... quelli... <coughs> quelli che è ha ragione. Eh... Ah, ok. Allora, aspetta, che la devo recuperare. Lì c'è proprio il delirio. Questa è quelli che Atlantide esiste. Poi abbiamo la prima, la confessione con il dottor Cuscido eh, quella non la trovo. Aspetta un po'. Aspetta. Eh, quelli che Biglino dice la verità sulla Bibbia e gli alieni. Esatto, esatto. Ah, ok. Allora ce l'ho questa qui. Eh, era, era quella dopo. Mettiamo dai, dal più recente. Eh, aspettate, adesso ve la faccio vedere pure a voi. Eh, rimuovo questo. Eh, aggiungi. Nel frattempo rispondo a Marco. Ehm... Eh, guarda, sono domande che su cui non, non ci sono risposte. Cioè, la Bibbia non spiega perché. Sono usanze sicuramente più antiche della Bibbia stessa che sono state codificate. Allora, praticamente Marco chiede: ma una domanda: perché per gli ebrei sono vietati certi cibi anche di mare? sul perché dei vieti dei cibi, ma come anche della circoncisione, come anche sul perché di un sacco di usanze prescritte nella Bibbia. Sono, secondo me, usanze molto più antiche che a un certo punto sono state codificate senza un perché, perché già quando te lo dice te lo... Dio dice non fare così, punto. Alla fine poi non, non se lo domandavano più, perché quando poi diventa tradizione, diventa... Sì, ma... Ma è sempre stata tradizione, secondo me, anche quando è stata scritta, quindi l'hanno solo messa per iscritto qualcosa che già si faceva, quindi ciao. Sì, sì, no, appunto dico sì. Cioè, quando è magari è uscita fuori quella regola che può essere uscita per diversi motivi. E quindi che ne so, perché no. magari vivevi in un posto lontano dal mare. E quando ti arrivavano i gamberetti col sole. Adesso sto, la sto buttando così. Magari è una spiegazione giusta e antropologica, però la, la sto semplicemente improvvisando. Eh, intuitivamente mi viene in mente questo. Può essere sbagliato, eh, Non vivevi, vivevi lontano dal mare eh, Ti arriva, quando ti arrivava la, il mercante, cioè quando arrivava lo scambio dei beni e quello con i gamberetti che dal mare ti arrivavano già marci, per dire, eh, che tu te lo mangiavi, ti sentivi male e morivi. E quindi quella tribù ha detto: Raga, i gamberetti non se li mangiamo perché quando ci arrivano già puzzano e ci fanno male. Questa eh, conoscenza, per dire, questa. Questa norma introdotta in questa tribù poi diventa tradizione, diventa parte di quella tribù. Questa tribù sviluppa. Eh, sviluppa in, eh, narrazioni religiose. Narrazioni, com come si dice? Non mi viene il termine. Vabbè, è, narrazioni magiche. Ipotesi, grazie per il supporto. Numeretto anche a te. Ed ecco che quella norma. Non è più una norma, perché abbiamo capito che il... quella norma diventa il... il progetto detto da Dio e si instaura così nel tempo, ovviamente. Eh... Sì, però, sì, secondo me, sì, quella... sì, è giusto un esempio. Però sì, veramente... sì, è giusto un esempio, un eh, esempio, improvvisato, così. Mi ha colpito per esempio, sentire il professore. Ospite che è stato da me la settimana giovedì scorso. Lui è un, esperto, un professore esperto di culture mesoamericane comunque precolombiane. Se non l'hai visto, è quello lo straconsiglio perché veramente è una di quelle live in cui io sto lì ad ascoltare. Eh, e lì, per esempio, diceva che tra le varie usanze c'era quella di mettersi dei gioielli nei denti sì. o, di, o, peggio ancora, di, di, di scarificarsi, fare delle grosse incisioni tra i e tra gli aztechi. Sono cose per noi incomprensibili, che noi non faremmo mai, però capi? vai a capire perché a un certo punto uno ha detto no, mi devo incidere la carne, per perché? Boh. Certo, se questa cosa, la, quella, quella cultura, quella popolazione non ce, non ce non ci ha tramandato la spiegazione, possiamo solo fare delle ipotesi, eh, alcune più plausibili, altre, altre meno, infatti ci chiedevano... Ci chiedevano per la circoncisione cioè, sì, ma però, non, non cazzo di senso dal punto di vista. Eh, C'è l'ipotesi dell'igiene: dell eh, ci sono diverse ipotesi. Dice, ma perché provi a ipotizzare eh, un'ipotesi razionale? Eh, ma scusa, ma, ma la, mia la mia questione è ancora più di fondo. Ma c'era davvero una spiegazione, o hanno cominciato perché così? Tipo, mo, il piercing, è come dire, vedi oggi sì. il piercing. O i tatuaggi anche oggi c'è davvero le... un motivo per cui la gente ti fa i tatuaggi no tizio se lo fa per quel motivo caio se lo fa per quell'altro vero vero giusto anche oggi fanno quindi. le scarificazioni tra l'altro gente okay, che si mette okay. le, i bozzi in testa fi... c'è un motivo anthrobo cioè c'è un motivo sociale magari però qual è il motivo per cui lo fanno è perché mi eh. piace così quindi magari c'è qualcuno che ha fatto una cosa Qualche, qualche psicopatico si sarà, si sarà tagliato un pezzo di cazzo una volta, P potrebbe pure essere così. E uno ha detto: Ma lo sai che così è più aerodinamico? Ma provo anch'io, <ride> <ride> e poi è diventata una moda. Eh, in certe culture è proprio un rito di passaggio: si, sì, capito? cioè, nel senso, le spiegazioni possono essere eh, le più disparate, e possono anche non avere alcun motivo logico e razionale. Che senso aerodinamico? Per esempio, perché alcuni sono così masochisti da laurearsi? Non, non ci sta un motivo. esatto, Quando basterebbero 25 lezioni? ma Peggio ancora. In materie umanistiche, in cioè. Materie umanistiche, in cam... esatto. in, in cioè, medicina, ancora ancora. ma... Scivola meglio esatto. esatto. Allora, allora, avevamo aperto anche quest'altra pagina con quest'altra serie di commenti dove inizia uno dei eh, Francesco Schipani. Che in realtà sta commentando ancora eh. oggi: ancora oggi ce lo ritroviamo, padre. A qualche conoscente del Burkina Faso ho chiesto perché si scarnificano. Dicono che è talmente antica la cosa che manco sanno più perché lo fanno. È un rito di iniziazione perché lo fanno dall'infanzia. Sì, esatto. Poi diventa tradizione. Quando diventa tradizione il motivo si perde. Eh, qualcosa che fa parte della tua cultura è una cosa identificativa e continui a farlo. Eh, la, la raga, non lo dite a me, che sono un laureato in filosofia. Eh. Abbiamo oh un bello. sacco di masochisti in eh, chat. Eh, C'è appunto Francesco Schipari che ci scrive: Mio caro Cuscito. Ce l'ha proprio con lei, dottore. Eh eh, sì, tu lo sapevi bello. quindi, perché non lo, hai tu lo sapevi quindi, perché non lo hai detto facendo un pacco di soldi? Uh, paura della sciaria, dei sigari della Chiesa? Lui ha detto solo cose palesi. Ah, ok. Ho capito di che sta parlando. Eh, lo dice sempre: siamo noi che non vogliamo leggere, lui legge. Praticamente il, il discorso credo che fosse il, il fatto che, appunto, le cose che Biglino dice eh, contro la teologia cattolica, ma giuste da un punto di vista accademico, sono appunto cose che in ambiente accademico si sanno da sempre. Non è che Biglino sia inventato la critica alla Bibbia, si fa dal, dal 1800, fine 1700-1800, eh, più o meno. Eh, è da un po' di tempo che si fa a livello accademico. Con, tutti, con tutte le difficoltà del caso dei primi tempi eh, e lui invece di contesta Francesca appunto dice eh, ma allora perché se le sai tu queste cose non le hai dette cioè come eh, se eh. Cioè, no, lui, lui pure da Faber ha commentato solo dicendo che sarei un rosicone, cioè l'unico pensiero suo è che io sarei invidioso e quindi in questo senso va letta la sua domanda eh, perché allora non l'hai fatto tu Esatto. Forse perché non mi va di prendere in giro la gente? cioè così la butto così, eh? Qualcuno eh. dovrà pur fornire la materia prima, che ah, okay, sta rispondendo. C'è cioè, Giorne dice: Perché seguo Padre Cane non c'è un perché? Come... Adesso è tradizione. Giorne esatto. Eh, forse perché ha qualcosa di meglio da fare, ma no? Ma poi è come se uno. Cioè, dovesse andare in giro, tutti, eh, tutti, cioè, tutti quelli che fanno che studiano eh, dovrebbero andare in giro a fare delle conferenze contro la teologia della Chiesa. Eh, ma non è, che, non è che è una materia quella di, 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 eh, È bello leggere questi commenti perché dopo un po' impari a conoscere le persone e, senti a, e ti senti aria di casa. Sì, ma perché se notate poi, noi adesso ne stiamo leggendo qualcuno. Uh, si può vedere a video perché io non vedo. Ah, non lo stiamo vedendo Ha ragione. Stavo parlando ma lo stavamo okay. vedendo io lo vedevo per quindi per me andava bene eh. eccolo qua tu infatti io mi rispondi, dico, non rispondi anche a... eh vabbè c'è questo brutto vizio che vorrei toglierlo ogni tanto si sì. eh... poi abbiamo qui abbiamo sempre Francesco se si legge la Bibbia e parte dal fatto che non credo agli alieni si evince che ci sono più dei questo è il messaggio, vedi, lui ha lui accolto un altro messaggio da scritti di Biglino, rispetto a quello di prima che diceva, no, il messaggio è chiaro ed è questo, lui ne ha accolto un altro. Sarebbe ora di istituire il corso di laurea, sì, effettivamente. Eh... Ah, ecco qua qui Max Calvi anche ce l'ha con lei. Cioè, questo qui morirà con un biglino conficcato in gola. Non gli passa, non ce la fa. Cus cuscino. Poi è confazzito per Mauro. Mauro non se lo incula proprio mai. Rodi cuscino, rodi ora e per sempre, come se grandi argomentazioni. <ride> grandi argomentazioni, però, anche questo è un classico. Questo è anche uno dei classici. Sì, sì, sì. C'è altro che ci scrive: Io ho un figlio circonciso, ma non è ebreo. La circoncisione è stata fatta per necessità, beh, ovviamente sì, sì per cause mediche diverse. comunque, dopo la circoncisione, il pene in certi casi diventa più grosso. Vedi, vedi. Forse è per quello che facevo perché in realtà gli veniva. Perché io immagino che agli antichi ebrei gli veniva l'infezione, quindi è un pene enorme, però perché guarda quanto ho grosso. In realtà, eh. oppure c'era gente che inviava. Mo ci sono le mail, all'epoca c'erano le pergamene, inlargior, <ride> <e> <ride> ma, ma non ce ne sono più, no? Mo, si usano, ora si sono fatti più furbi, ora ti dicono. Il tuo pacco non è arrivato. Comunque siamo sempre a parlare eh di pacchi. Sì, sempre pacchi. Siamo però, però gli spam sono cambiati adesso. Mi arrivano solo i finti corrieri. No, adesso c'è molto a me spesso mi arrivano le mail della polizia. Delle, delle convocazioni <ride> in caserma o dal giudice. <ride> sono, sono pieno di convocazioni, ragazzi. Eh... Ok, andiamo a vedere se troviamo. Eh, vediamo un po', oh, ho visto che qui sono esperti. Cioè, ho visto che le sigarette leggere a bandiera eh, sono skill che si imparano per altre cose. Eh, comunque, sì, anche se millenni fa fossero lì sulla terra, eh, chi se ne frega? Vogliamo parlare ancora seggiare adesso certo? Ok, va bene. Eh, secondo me, i peggiori sono i primi che sono arrivati. Quindi. Eh sì, sì, vorrei rispondere a Carne e Cuscito che la dimostrazione che Biglino conosce e comprende la lingua ebraica sta nel fatto che ha tradotto 17 libri per l'edizione di San Paolo, essendo stato a stretto contatto con il noto biblista del Vaticano dottor Ravasi. Quindi credo che a quanto pare il signor Cuscito stia solo denigrando il lavoro di Biglino, ritenendosi migliore. Peccato che anche le, questa cosa è stata dimostrata, gli errori che fa Biglino sono stati dimostrati nero su bianco, con prove alla mano. E sono prove che fa nelle conferenze, dal vivo, nei, nei video, no, no. non ovviamente in, nel lavoro che magari ha fatto per le edizioni di San Paolo, quando anche quello che ha scritto Biglino è stato rivisto e corretto. Infatti, infatti traduceva lo IM con Dio, infatti. Eh. Oh, qui abbiamo Frank Lord dice: Il dialogo tra queste persone è imbarazzante. Sta parlando di me. Te. Ignoranza e deficienza ci, si, me, si, me, si miscelano in una diarrea unica. Vorrei certi, trattare certi argomenti. Voler trattare certi argomenti e non sapere chi è Corrias è sintomo di pura ignoranza, <ride> imbarazzata. Ma, ma mea colpa, mea colpa, ma che poi Corrias non è nessuno in ambito, cioè, eh, come si chiama? Ma Corrias, Gianmarco perché me lo ricordo perché è la mia stessa iniziale. GMC, eh, Gianmarco. Corrias, eh, non ha neanche, tra l'altro, non ha neanche un Wikipedia per quelli che e eh, quindi e quindi non esiste. Ma è, so uno, è uno scrittore. Non è, eh sì, non è neanche è un, un accademico. Non. Un, cioè, de, del campo. Che cosa fa? Gianmarco Ria. Uh, è, è un medico. Che cosa? Non so se è lui. Se è, se no, è che lui. medico, è, un, è uno scrittore, è uno scrittore. La è uno scrittore. cioè titolo cioè, scrittore non è, non è un uh, mi cade sul Corrias. Ti detto: Non sai chi, chi è Umberto Eco, Beh, allora sì, però. Sì, no, oppure, che ne so, mi parla di un biblista famoso che cioè, un esperto, sì, del... sì. uno scrittore che fa appunto libri sempre sul genere eh, della pale astronautica, sempre delle Tra l'altro, pure è sbagliato a scrivere Frank, eh. il suo nome stesso. Cioè. <ride> ah, nome Frank Lloyd. Lio... Uh, okay, ha eh, fatto video con sì perché fa sempre di quel campo lì, fa sempre parte del campo di Biglino. Eh, Gianmarco ha le stesse iniziali perché ha una G nel nome e una M. Eh, eh. Se, se le cantano e se la sono da soli, un po' come dire: 'Non conosci mio cugino', <ride> cioè, vabbè, oh, se yeah. non conosci mio cugino. Allora, vediamo un po', poi ce l'abbiamo, tanto la pagina è tanto, tanto, contatto tanto, No, questo li saltiamo. Eh, di nuovo sì, qui c'era. Qui, qui, eh, qui stava in grande spolvero tanto, 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 allora, qui, ecco, qui torniamo a un altro di... perché poi molti, parecchi, parecchi sono, sono di questa scuola qui, che abbiamo già letto prima, il biglino degli Abori è stato un mito, ha debancato la Bibbia come nessun altro prima, poi si è perso per strada, anche se la parola astronautica ha un suo fascino e non vedo perché debba essere radicata a priori dal campo delle ipotesi. Eh, Questo fa parte di uno dei, dei tanti seguaci di Biglino, quelli che, appunto, eh, anche come io ci so, sono cascato io, eh, per il fatto che appunto lui in realtà deb bancava le, le situazioni, le, le cose teologiche eh, della Chiesa e bla bla bla. Eh, però non è vero. Che si è perso nel tempo perché non è vero che Biglino, prima faceva una cosa e poi piano piano ha cominciato a parlare dagli alieni, dagli alieni ci parlava subito. Io sono caduto il Biglino perché si sì, ero affascinato dal, dal, dalle cose contro la Chiesa. Ma ero affascinato da quello che diceva sugli alieni, perché a me, a me la cosa della parostratica mi piaceva, ero affascinato da tutte, da tutte quelle narrazioni lì. È quello pure che mi è piaciuto, non solo perché parlava male della Chiesa. Non è vero che prima parlava male della Chiesa e poi piano piano ha cominciato a parlare degli alieni. No, no, ci parlava proprio da subito, era l'argomento portante quello lì. Ecco, questa è una cosa che veramente non capisco di tutte le obiezioni che fanno. Questa è quella che capisco di meno, quando dicono, eh, ma non è vero che parla di Eni, oppure all'inizio non parlava, ma, ma, ma come fai a dirlo? Cioè, allora o non hai ascoltato con attenzione, oppure quelli che dicono, come abbiamo detto prima, eh, ma io non lo seguo, però, e poi ti, dicono, o ti ripetono la cosa che dice lui, sì. che, che fa vedere che in realtà lo segui, non ti sei andato a informare da altre fonti. Eh, boh, queste cose non... non non capisco cioè come fai a dire cioè come dire no ma secondo me che ne so, il papa non è cattolico ma come <ride> ah, io intanto sto scorrendo sto scorrendo altri commenti poi vabbè ci sono tutte le discussioni col trofeo eh, perché... Vabbè, perché... vabbè sì no quello lì questi è... sono proprio casi qui siamo quasi al caso clinico e lo, eh, le, le saltiamo Sì, sì, eh... sì. Vabbè, poi c'è Credetemi che è un altro Vabbè. mezzo troll. Ehm... Ecco. Questo Lucio ora ha parlato di Fatima Cazzum, vai a cazzo. Come va a leggerti quello che scrisse? Chissà se è una versione religiosa o una versione ufologica. No, no Palestrano. Ehm, Avenire un articolo. Il 15 ottobre scrisse sulla prima pagina del suo giornale: Tra le altre cose, il cielo prima caliginoso comincia subito a schiarirsi in alto. La pioggia cessa e si presenta il sole che non luce il paesaggio. L'astro sembra un disco d'argento scuro ed è eh, possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Ora, visto che il fenomeno è stato visibile solo alla cova d'Ira, che è impossibile fissare il sole senza il minimo sforzo, che è impossibile che il sole, al nostro sguardo, si muova rapidamente, e che quello che viene descritto è un disco d'argento scuro, cosa si può pensare? Eh. Eh, non si può pensare che chi ha scritto ha scritto una stronzata. Cioè, questa ipotesi no. è, è questa, questa è un'ipotesi che non viene mai in mente a nessun palastro. Eh, dischi d'argento, gli alieni, gli alieni, che in fumo in quegli anni era buono, esatto. che la droga va male. Anche questa è una... no, ma poi uh, i, la, la Chiesa mente sempre, però poi. I fenomeni religiosi in questo caso sono veri, sì, esatto. Sono Decidete. veri, ma sono veri, da sotto un altro punto di vista. Poi, poi non ho capito, la... infatti, tu hai scritto che sotto l'altro commento, sì. eh, infatti, io stavo leggendo anch'io perché ho detto <ride> che questo Diego Nobile invece dice: Con i primi 30 secondi e la presentazione e la musica, gli ho messo non mi piace. E ho chiuso con tanto di rispetto alla presenza di più serietà. eh? Che? <ride> Che okay. eh, cazzo Vabbè, ok, eh, okay. <ride> eh, no, Biglino. Ok, questo, eh, ok. Beh, qui capirai, hai usato commentare tu e tutti sotto, eh. ecco qua. Lucio, ecco. dai, confesso che vorresti la risonanza che ha Biglino, è eh, invidioso. Invidioso. E io anche, io infatti, fai. pure adesso io tra l'altro sarò costretto purtroppo, mio malgrado, a fare una video reaction, un video risposta all'ennesimo video di Morte Bianca sulla Bibbia. Ovviamente Morte Bianca ha 100.000, 200.000 iscritti e quindi che lo faccio io con 16.000 è perché sono invidioso. Eh, ma se lui non dicesse cazzate io... Mi... <ride> però beh, mi, mi, vai, mi vai a fare un video, non l'ho ancora visto, non l'ho ancora visto, mi hanno detto... Eh, quindi lo devo ancora valutare ma mi dicono che nella Bibbia in realtà non ci sono passi violenti perché in realtà Dio non ha mai detto niente di violento e quello che c'è scritto in realtà sono traduzioni sbagliate a me questo mi è giunto all'orecchia da parte di chi ha visto il video che devo che faccio? posso lasciare posso lasciare stare eh, collegandomi a quello che si diceva prima com'è che Biglino ha una pagina wikipedia e non padre Cain eh, 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 una cosa che apprezzo molto è l'esempio di Pinocchio se io vi dico che il libro parla di un bimbo di legno non vuol dire che esista un bimbo di legno salvo per scoprire eh. che era comunque una paraculata stando a come prosegue oddio questa cosa eh. di Pinocchio chi la, chi la dice eh... Ma, se ho capito bene la diceva Biglino mi sa che la... Eh, no fare... perché me la c'ho un vago ricordo e quindi mi sa che era una, una delle tante cose che dice Biglino eh... Tutti i massacri di donne e bambini greggi armenti erano tutte manifestazioni di amore consensuale. Eppure, ragazzi, cioè, cazzo, noi tutti i lunedì siamo qui, la leggiamo testo alla mano, mo, 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 o abbiamo letto un qualcosa che non era la Bibbia, ho sbagliato link tutte le sere. Tutti i lunedì in realtà ho aperto qualche altra cosa. Eh, ma poi, cazzo di ragionamento, volersi godere. Di visibilità me la prenderei da chi c'ha 13 milioni di iscritti. Sì, infatti. Eh, vai da uno ancora più grosso. Oh, qui... È... Vabbè, questa... Ok, vabbè. Chi sarà mai? Chi sarà mai? <ride> ok. <ride> andiamo giù, andiamo giù. Andiamo a vedere se troviamo qualche altra cosa. Di iconico, di iconico. Menti iconici. Vabbè, qui abbiamo uno dei... Eh però Dio esiste ecco. come. esatto, qui è un classico perché oh. il, il bigliniano va forte a, a fare fa le sassaiole in oratorio in oratorio è fortissimo e, e purtroppo però è quando si trova di fronte ad altra gente non sa come comportarsi e quindi lui crede di essere in oratorio a fare le sassaiole in oratorio e infatti la risposta di Carlo è, alla critica a Biglino è Eh, però Dio esiste come tutte le balle teologiche come se stessimo difendendo <ride> la, la, la tesi teologica e il dottor Cuscio infatti qui sotto risponde ma l'ha visto in che canale siamo eh, aspetta risposta risposta ah, certo allora anche Biglino può raccontare balle ma che cazzo che, che, che vuol fare? dire la fitta sassaiola dell'ingiuria esatto Gianfrancino ed anche Pittino, cioè, Biglino sicuramente non dirà la verità su alieni e Bibbia anche perché questa verità non l'ha nessuno. Ma il discorso di fondo è corretto. Eh? Basta studiare un po' di, di ufologia. <ride> ah, ah ecco, che, ecco la materia che ci manca a noi, dottor Cuscito. Eh, ci manca studiare l'ufologia eh, da fonti serie. serie. Chi sono? Quali? Eh, e lo si capisce. Una volta ho provato a spiegarlo a Cuscito, ma la discussione finì con lui. Che pretese che gli dessi di de lei, ah, no, però l'arroganza gli... del dottor Cucino. No, però, però gli ho fatto la domanda, mi è sembrato strano perché cioè, non penso di aver detto solo così e basta. Eh, Dato, ma no. per quel motivo oppure finì con un messaggio che tra le altre cose diceva anche quello. Infatti poi sono andato per pignoleria, sono andato a trovarmi la discussione. Ah, ho ecco, trovato ecco. incollato quello che gli ho scritto, che non era solo oh, mi dia del lei come l'ha messa lui. Eh, ecco uno straccio di conversazione in cui lei, dopo, mi dà dell'arrogante. Ci sono ebrei che lo odiano, ebrei che sono pienamente d'accordo con lui come Ari Ben Nun, scrive lui, e, e lei risponde: cortesemente, mi porta una citazione di Ari Ben Nun che dica che la Bibbia non parlerebbe di Dio, ma in realtà parlerebbe <ride> di alieni. Poi ha citato Giuseppe Flavio, gli ho fatto notare che uno storico non prende un testo automaticamente per vero, è tutto lì, nero su bianco, mi accusa di arroganza e poi si nasconde... Vabbè, questo ovviamente lei sta uh -huh. dando una, una risposta punto per punto, eh, è tutto nero su bianco, mi accusa di arroganza e poi nasconde i messaggi. Questo invece, quando invece sono lì, insomma, niente di nuovo sotto azzove, presumo, eh, beh, ok, ufologia moderna uh -huh. è una cosa, la parostralità è un'altra, io dico solo... Che per far sì che i testi antichi parlino di alieni, bisogna fare eh, certe carte false. L Abbiamo detto in questo video che si tratta di parodia. Se per voi sta bene, lo e me, ok. Cioè, risposta: se in una discussione uno pretende in lei, vuol dire che si sente in difficoltà, ma dove? cioè per... dopo che poi ha spiegato poi tutto il resto, capito? Tutto... Cioè, cap che non vuoi dire più. Eh, no, tra l'altro mi, ecco, mi è venuta in un mente un'altra cosa. Eh, riguardo agli storici che spesso eh. i pallastronauci prendono: ah, guardate questo testo storico. Eh, gli storici antichi, ovviamente, stiamo parlando. Eh, come se fossero eh, sinonimo di verità assoluta. Lui adesso ha parlato di Giuseppe Flavio, credo che fosse eh, la battaglia... No, no, forse non era Giuseppe Flavio che parlava della battaglia di scudi volanti, non mi ricordo. Anche sì, ah. no, degli scudi, ma lui parlava di... del Tempio di Giuseppe Flavio. Ah, Monde, le voci nel Tempio! Eh, oh, l'ha detto uno storico. Ragazzi, Plinio il Vecchio, l'abbiamo visto. I blemmi! Cioè Plinio <ride> il vecchio è uno storico, parlava dei blemmi, cazzo! Cioè, ma non è che gli, gli storici, siccome l'ha detto uno storico, eh, eh, allora era vero, ma gli storici antichi, nonostante fossero storico, eh, storici, era anche gente che credeva in leggende e cose di, tipiche di quell'epoca in cui era normale credere a quella roba lì. Ed erano storici! Ma non erano storici come lo intendiamo noi da adesso, magari lo storico, il medico storico critico che discerne, cioè Plinio il vecchio, poi mi confondo sempre se era Plinio il vecchio o Plinio il giovane, non ricordo chi era di due, e comunque l'abbiamo visto l'altra volta, È uno storico che nel suo libro di cioè, ha parlato dei blemmi, ha parlato di quelli con una gamba sola, e cazzo ma quelli erano storici, cioè, allora sono veri? Che cosa sono? Una razza aliena, i blemmi? Esatto. I lascio dice che i blemmi esistono perché ti ha visti in un video del cronovisore. <ride> il cronovisore ci ha fatto vedere i blemmi, lo confermo. La cosa ancora più arridio, cioè più surreale di, Fra... di Giuseppe Flavio. è Che lui non dice neanche: guarda, ho visto, dice. No, lui, dice, qualcuno mi ha detto. Cioè, lui, sì, esatto. mi ha, qualcuno mi è ha vero, detto, quello, quello lo, la... quindi manco manco. Cioè tu uno. Può anche credere che a Giuseppe Flavio, che lui ha semplicemente riportato che qualcuno gli ha detto così. Uguale, anche, anche per quanto riguarda Aprino il vecchio, non li ha visti lui i blemmi, ma lo riportava, no? eh... Quindi... Cioè... Urge audio i blemmi, è vero, manca l'odio dei I blemmi. <ride> ma non mi fanno troppo ridere i blemmi, <ride> proprio una cosa. Come dici? cosa? che, che, che cos'è quella roba lì? non ha alcun senso eh. Però ma perché? Quello, oppure quello che c'ha il piede gigante cioè una gamba sola col piede gigante e ed è così perché poi se tu immagini il concetto evolutivo cioè lui è diventato per coprirsi dal perché probabilmente viveva in zone assolate e quindi è arrivato con una gamba sola per, con questo piede gigante con cui si faceva ombra ma è bellissimo anche Cesare nel bello Gallico riporta una cronaca storica, ma ignora la parte propagandistica, sarebbe un enorme... Enor esatto, sì, eh, sarebbe un enorme errore. Eh... Poi fatti affidare di uno che vedendo eruttare le pesupio è andato a controllare di persona restandoci secco. Chi ma, è questo? Allora eh, vuol dire che è affidabile, eh, perché sì, c'è un esatto. dato... No, esatto, questo, anche per quando ti dicono eh, gli storici che parlano del, 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 della vita di Gesù, che poi sono sempre storici che parlano di quello che viene riportato su Gesù, ecco, ricordiamo che gli storici dell'epoca riportano anche i blemmi, ok? C'è anche da dire che nei bestiari medievali era più importante il significato simbolico che quello reale, appunto, cioè eh, vanno, vanno valutate con un... un con una conoscenza di, di che cos'era fare storia all'epoca, di che cos'era riportare le, le concezioni, le, le culture, i detti, le storie all'epoca. Non, non lo facevano come oggi, come, come lo intendiamo noi oggi. È lo stesso discorso, no, dottor Cusci, quando parliamo della concezione che avevano di Dio. Eh, all'epoca era un'altra cosa. Baga! Bangol! Grazie mille per il supporto! Numeretto per te! C'è Paolo che ci dice, volto fatemi segnare. Eccolo qua. C'è Paolo. Dice: Io ho avuto una discussione con un amico che affermava che Gesù fosse una figura storica. Quando ho obiettato, mi ha replicato che non sono razionale sull'argomento. Eh, allora lì ti direi nì perché sì, effettivamente la maggior parte di quello che dicono, che dicono gli storici è sì, che Gesù è una figura storica, ma c'è un discernimento tra il Gesù storico e il Gesù dei Vangeli, non sono la stessa cosa. E poi, sì, Gesù è, è una figura storica. Si dice. Un eh, linguaggio tecnico si direbbe per, per economia storica, cioè nel senso che diventa molto più difficile spiegare il complotto Gesù, cioè un Gesù come figura inventata diventa più difficile da spiegare per economia storica. È molto più facile spiegarsi una figura storica su cui poi si è evoluta la leggenda del Gesù dei Vangeli. Questa è la posizione della maggior parte degli storici. Non fatevi prendervi per il culo quando vi dicono. Eh, eh, ma gli storici con, con, sono concordi la maggior parte degli storici che Gesù esiste. Sì, è vero, sono concordi sul fatto che Gesù sia una figura storica, ma per i motivi che vi ho spiegato adesso, io ho obiettato esattamente questa cosa, sì, esatto. I frutti dello Spirito Santo sono esatto. gioia, ci sta elencando una voce fedeltà, in sottofondo. Fedeltà. Allora, vogliamo vedere l'ultima cosa. Andiamo a vedere se c'è qualche Dai. altra cosa interessante. Eh, ecco, ah, ecco perché effettivamente questo c'era mancato. Eh. Però aspetta, non Però so non so ci se... vede. ah, è vero, c'era ragione, non sto a vedere solo io. Scusate, eh, di qua. Non l'ho ancora letto, ah, un classico, un classico. Tutte le conferenze migliori inizia con l'incipit, facciamo finta che. Inoltre, giustamente, fa notare che la Bibbia è stata rimaneggiata più e più volte e ci sono errori di... Ah, no, però questo... però questo effettivamente è in, in accordo con noi e ci porta. Uh, giustamente tutte le conferenze di Billino ne iniziano con l'incipit, facciamo finta che inoltre giustamente fa notare che la Bibbia è stata rimaneggiata più e più volte, ci sono errori di traduzione e trascrizione, però nonostante però... ciò alla fine della conferenza ci si dimentica di questi aspetti e si arriva alla verità, fallacia logica, portami via, questo in realtà è un commento che merita un applauso, anzi sì, diventiamo sì, anche un sì, cuoricino che me l'ero perso, però effettivamente riprende quello che dicono molti Commentatori a favore di Biglino, ovvero che Biglino dice: Facciamo finta che. E dice effettivamente tutte queste cose qui nelle sue conferenze. Facciamo finta che, eh, facciamo solo delle ipotesi. La Bibbia non si sa chi l'ha scritta, quando è stata scritta, come è stata scritta che cosa era stato scritto in origine, non sappiamo, ci sono errori di traduzione, è stata riscritta dai masoreti che cambiavano, mettevano le, voca ah, mettevano le vocali a, a cazzo come gli pareva loro, perché loro non sapevano, eh, perché la, la lingua, questa è una cosa, eh, ricordo che la, siccome la lingua ebraica è una lingua consonantica, e i masoreti le, le, le vocali le hanno messe un po' così come gli veniva, eh, ma, nonostante tutte queste cose qui, nella Bibbia ci troviamo la prova che gli alieni esistono ed è mi viene in mente la cosa Dio è inconoscibile Dio è un mistero Dio però noi sappiamo esattamente quello che vuole da te <ride> la stessa... <ride> è la stessa cosa è la stessa roba eh... poi sui masoreti allora no, non è che si sono inventati eh, i vocali infatti, infatti devo chiedere questa cosa che... si sono inventati i segni vocalici cioè eh, la A si sono inventati che la A la segnano come un trattino orizzontale o tra le altre cose, oppure la I con un puntino sotto. Contemporaneamente c'erano altri sistemi vocalici, però si è imposto quello dei Masoreti. Però il suono era sempre lo stesso. Cioè, loro hanno, hanno, hanno dato una, una forma grafica al suono delle vocali. Non è che, che già sera so, ovviamente... Eh, ma se... non è, però per come la, la mettono loro, è che loro le vocali le hanno messe a cazzo per cambiare, per inventare nuove parole e far dire un'altra cosa al testo. Ma... non, sì, è, in... no, no, cioè, non, non, non è così, cioè, uh, l'ebraico non funziona così. No. Cioè, ti prendo un testo di ebraico moderno, non so se si legge, però prendi un testo di qualsiasi sì. ebraico moderno, è tutto senza vocali, cioè le vocali non si scrivono. Cioè, pure la gente cioè, lo... Come fate? Inventate <ride> improvvisate delle parole, <ride> si fa via si a, a improvvisazione. Cioè, si, si capisce benissimo quelle rare, rarissime volte in cui potrebbe esserci un'ambiguità. In quel caso, si mette una vocale proprio dove, eh, dove insomma, per chiarire ogni equivoco, ma una volta ogni tanto, però, tutti i giornali, tutti i libri. Eh, tutto scritto senza vocale, e così era prima. Cioè, non è che non è come l'italiano che tu per esempio puoi scrivere gatto oppure gotta e ti cambia totalmente cioè, la radice rimane le consonanti rimangono quelle quindi non puoi saltare da un significato a uno che non c'entra assolutamente niente, al massimo rimani in quell'area quell di significato al massimo proprio al massimo puoi scambiare un nome di agente tipo lo scrivente con Tizio sta scrivendo, ma c'è, cioè... ma c'è, cioè, capi, stiamo lì. C'è cioè, Fava, cioè, fava Stappone che conclude con che lingua de merda, <ride> troppo difficile. Cioè, mi, diavano, mi dicono però, ho visto prima in, in Arconice che ci dice: questa è una cosa la dottor Cuscio, secondo me. Sono sicuro che in ambito accademico le battute su Masoreti e Assoreta si sprecano. Tipo, le vocali le mettevano come piace a Soreda, che Masoreti a quasi no, una, no, una, no. una cuscitata. <ride> Sì, infatti, infatti, la, la farò quando sarò professore. La farò. <ride> eh, eh, il significato delle parole delle lingue semitiche è dato da radici triconsonanti. Esatto. Eh, da me a filosofia facevano le battute sui filosofi praticamente ogni giorno. Vabbè, sì, sì. Eh, anche biconsonanti, però sì, principalmente triconsonanti inoltre hanno le basi pochi suoni vocali quindi è difficile che si creano ambiguità come nelle lingue germaniche che invece hanno una marea di suoni vocali cioè, eh, sì, sì, è Monica, che... ad ogni non ti ci facevo del campo vedi. Eh, no, è un appassionato linguista non vuole essere chiamato linguista perché non ha la laurea però vedi non mi lanta come altri che quando dicono <ride> non, non, ti, non si mi professore No. Uh, io intanto sto scorrendo le ultime gli ultimi gli ultimi stralci di, di commenti che eh, sto tipo vabbè si può anche criticare il dito che indica la luna ma bellino non indica la luna esprime solo un'opinione vabbè ma infatti noi non è che abbiamo criticato la persona abbiamo detto abbiamo detto che eh, quell'opinione che... è una cazzata ma è, è, lecito, <ride> è lecito farlo se tu esprimi un'opinione non significa che tutti gli altri devono stare zitti e dire ah, mm, ok, no, ecco ecco, altra cosa questa è l'altra cosa che ricorre spesso eh, ma lui non, vuo, non pretende di dire la verità assoluta ecco, e quindi allora non, non si può non si può criticare solo perché dice vabbè ma io non, non mi sto imponendo che vuol dire? Esatto, Anzi, a sì. maggior ragione che non ti stai imponendo vuol dire che ti stai aprendo la discussione, o no? No, a quanto pare non, 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 no. si, non si può... La, la critica alle idee non è, non è accettata. Gli indica la luna e <ride> dice ci sono gli alieni. Sì, <ride> esatto, esatto. Eh, ma almeno hai preso 25 lezioni, altrimenti non sei nessuno. Oh, ma noi qui ridendo e scherzando abbiamo fatto quasi due ore, ce la stiamo, oh God. ce la stiamo proprio godendo allegramente. Oh God. Sono gli accademici zozzi oh schifosi, laureati si aprono la discussione, esatto. All'incontro con Odi Freddi ha voluto mostrare la foto del presunto spermatozoo solo quando Di Freddi non poteva più ridergli in faccia. È vero, è vero. Sì, vabbè, niente, quindi per, per concludere, per fare un sunto, uh, avete visto, io stavo, ho messo la categoria commenti dal più recente e ho, uh, e ho scrollato in giù, eh, sicuramente qualcuno c'è stato, ma è veramente molto difficile trovare qualcuno che si mette lì ad argomentare no. e a fare una... Controcritica, uh, dire, no, sì, ho detto questa cosa. Però secondo è veramente molto. Sono rare, sono delle perle rare. Sono delle perle rare. E, no, e, solitam non... e solitamente chi, chi ha fatto quel tipo di commenti è sempre gente che sta in bilico. Uh, non so se ci ha fatto caso. Sono quelli che dicono: Sì, vabbè, Biglino lo seguo. Però non so proprio d'accordo. Allora, quelli, quelli sono ancora nella fase in cui ci si può discutere. In per una strana concezione di libertà di espressione per una libertà di dire cazzate senza essere criticati sì. è vero libertà... Cioè, alla libertà deve corrispondere anche la, la responsabilità cioè tu sei libero di dire quello che vuoi però te ne prendi la responsabilità certo allora se tu dici uh, che il 2 più 2 fa 5 non puoi prendertela se uno ti dice no guarda fa 4 ti faccio vedere libri di matematica che dimostro che sono quattro. Eh sì. Anzi, in teoria dovrebbe esserci un dibattito, però poi come vi mostrerò nella mia vale. prossima, spero ultima live a tema. Ultima eh, live, ultima live a tema. A tema, e anche ultima, sicuramente ultima live della stagione. Eh, cioè in realtà sono loro poi che snobbano, Ci cioè sono gli autori di paleostronautica che snobbano, dicono tanto non... non, non... Sono loro che non accettano mai confronti con, uh, con chi è del settore, ma snobbando. Stato... Cioè, ti faccio vedere, farò vedere proprio lo screenshot dell'unica interazione che ho avuto con lui. Con, con lui, con l'L maiuscola, ah sì, e quindi, eh, eh sì perché c'è uno di quelli che ha commentato sotto questo video che stavamo commentando. Mo che è andato da lui e ha detto: Ah, so che non hai bisogno di essere difeso, però sono mesi che sto litigando con Mercadini, Wannabe Buddha e Cuscito. A eh, lui diceva, ah, ma noi, a noi, noi, quindi risponde l'ufficio stampa, non si sa che... noi non, sì, sappiamo che esistono queste persone qua, ma non ci interessano non, non sono di nostro interesse perché non, non ci risulta che abbiano mai tradotto la Bibbia per le edizioni di San Paolo. Ah, eh, eh, eh. ah cioè quella è l'unica caratteristica eh. con cui lui, lui, lui risponde. Solo se hai tradotto eh. la Bibbia per le edizioni di San Paolo, eh, eh. lui ti prende in considerazione. Ah, aspetta, mancano di eleganza, mancano di eleganza, certo. certo. E lì ho detto: Ma no, vabbè, questo devo... allora. Sentire: intanto, questo gentile signore, eh, è lui a litigare, il litigio sta solo da parte sua. Io ho sempre risposto nel merito. Due: Tutte le volgarità a proposito della mancanza di eleganza, eh. tutte le volgarità che troverete nel mio canale sono sempre opera dei vostri fan, non mia. Tre: Visto che ve la state tirando, voi parlate l'ebraico, fate conferenze in ebraico, sapete leggere testi non vocalizzati, avete scritto pubblicazioni accademiche, conferenze accademiche, non mi risulta, però ve la tirate lo stesso. Allora come... Esatto. Ho detto, voi vendete quello che, i vostri prodotti privi di qualsiasi valore scientifico, i ricercatori faranno sul serio. Voi fate finta. Voi fate bene. finta. I ricercatori faranno sul serio. È bellissima. <ride> e dopo, qualche, dopo due o tre giorni fa un video con, forse proprio con Corrias o con un altro dei suoi amici. Titolo uh, Un discorso sul metodo. Parentesi, Cartesio permettendo. Ma, 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 lei, aveva... ma lei per caso ha un certo Cartesio come avevo, avevo fino all'epoca si sì ce l'avevo all'epoca si sì, all c'avevi sì la, la, la capito, stilizzazione capito? di Cartesio lì ti accorgi imbarazzanti, imbarazzanti. imbarazzanti. Poi, poi ho visto nel frattempo il tizio ha risposto denigrando non solo me il mio lavoro che ho fatto come accademico il tizio che è andato a piangere da, da Mauretto ah. non, non Mauretto non solo me, ma anche l'autore di cui mi occupo io, sto tizio che, poveraccio, è morto mille anni fa, <ride> ha denigrato il suo lavoro così. Perché me no. ne sono occupato io. Il livello è quello dei dodicenni, eh sì. Ma veramente, Sparco. Veramente. Ma, ma perché ovviamente, perché sono, uh, siccome diciamo, non so prodotti genuini, sono prodotti di marketing. Che si basano su una, eh, su una, su una narrazione. E se, se fanno confronti con gli esperti del settore, è normale che quella narrazione viene smontata. Ci perdono. Non accetteranno mai un confronto con, un, con uno del settore. E quindi che ti fanno? Ti fanno il confronto con chi fa le narrazioni come loro? Ti fanno il, il confronto col teologo teologo non è uno storico, il teologo è uno che fa una narrazione di quel testo, l'interpretazione secondo la propria dottrina, la propria regione, ci fa una narrazione. E lui ne fa un'altra. Guarda un po', sono entrambe validi? Eh, in un certo punto di vista sì, entrambe sono validi perché sono interpretazioni. Quello interpreta interpretare in un modo, quello è interpretare in un altro. Beh, mi verrebbe quasi da dire che l'interpretazione teologica è un po' più valida perché rimane nel, nel contesto religioso, e quella, e quella roba quello è, eh, in un certo, non tutta, ma in una, una parte c'è anche di quella roba lì. Di certo non c'è niente che riguarda la fantascienza, eh, però si sì, sono interpretazioni e quindi possono stare sullo stesso piano. Tu, con chi è che non fanno i confronti? Con gli storici, con, eh, con i linguisti, eh, con questi non li fanno, con gli archeologi con questi non li fanno. Gli con chi, con chi? Vabbè, dopo ti scrivo un attimo quando chiudo, quando chiudo la live. Ti scrivo una cosa e ti devo chiedere una cosa. Eh, comunque, buonanotte. Con chi? Fanno, fanno solo confronti con, con questa gente qui. Eh, con chi fa narrazioni come loro. Va bene, io direi che abbiamo fatto due ore. Che dice il dottore? Possiamo, ci, ci, sì. ci riteniamo soddisfatti di questa. Sì, sì, sì. Sì, poi vabbè, sarà anche una chiacchierata così sì, alla fine. Sì, ovviamente, no. sì. Anche... ci siamo anche versi in chiacchiere. Però penso che sia stato interessante, visto che ancora adesso siamo 110, eravamo 120, quindi direi che... Grazie. Se gente come Bellino facesse per me pre premesse del tipo ragazzi, queste sono tutte teorie e speculazioni di fantasia per divertirsi in un certo senso. Ma sì, ma dal punto di vista, io dico sempre, dal punto di vista narrativo, quindi dal punto di vista di romanzi, eh, quindi sono bellissime, sono affascinanti. A me, ma a me anche affascinano. Eh. Eh, nemmeno non di, di intellettuale di tacere, quando parlano con gente che ha studiato e anni, è, è esatto. E Dici: no, ma io lo dico, no, io queste cose le dico perché dal punto di vista di, sceno, di scenografia, da, da, da scenografo, da, da scrittore trovia, creiamo una storia affascinante. Bello, sì, per carità. Facciamoci un GDR va benissimo. Pur io voglio diventare un a un blembo, quello che è così, abbraccio tutte le... <ride> no. e la posizione sì, effettivamente all'altezza è quella. Sarà la metà ma sta cosa di biglino proprio non la capisco. Mi Perché sembra una roba di... da ventenni che leggono libri morto. fantasy. E invece fa, fa presa un po' a tutte le età. <ride> Mi ha fatto ridere commento di Arconai su Arconice. Um, un minuto prima di Spark, prima di... Sto recuperando 23:03. Eh no, io non, non vedo, non vedo l'orario. Ah. E eh, il 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adesso da sola. Ah, come sa che me l'hanno perché stavolta il dibattito in diretta con Emiliano è stato molto proficuo <ride> 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 per la prima volta. Di per la prima volta. Il confronto con un bigliano è, è andato benissimo, ragazzi. è stato meraviglioso. Beh, magari ce ne fossero. Eh. Allora, allora direi che siamo giunti. Siamo giunti alla fine, figlioli. Io vi ringrazio per la compagnia. Vi ringrazio per il supporto. Ringrazio ovviamente il dottor Cuscito. Di essere stato ospite e di essere stato ospite in un'improvvisa live del lunedì che doveva essere di mercoledì, ma abbiamo anticipato. Grazie, grazie a te. È stato, è stato. Fa sempre piacere anche fare gli scherzoni <ride> incredibili scherzoni che vi facciamo. Dopo due ore di live, domanda di Ma la M. No, dopo due ore di live, Pollegna avrebbe detto: Ma, ma questa Elohim allora è, è singolare o è plurale? Perché, perché non ce lo dice? E... <ride> questa era la domanda. Cioè. L'Elohim singolare o plurale? Non lo sapremo mai. non lo sapremo Purtroppo, il dottor Cuscino, come si dice, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, <ride> esatto. Sì. È uno dei tanti misteri tipo la M e tipo il lavoro che fa Spark. Esatto, sono questi misteri che non, eh, non ci è dato sapere, dobbiamo, dobbiamo rimanere così. È bello, ma il mistero è anche bello, a volte è bello anche non svelarle certe cose, poi eh sì, uno rimane sì. deluso. infatti <ride> allora, allora, io vi ringrazio, adesso andiamo a fare un ride, io però volevo anche farvi, darvi la, la possibilità di fare un ride a mano. Perché in questo momento su YouTube, non so se è già chiuso in realtà, perché ormai abbiamo, siamo andati oltre, eh, no? Lo vedo ancora. Quindi facciamo un ride a mano, facciamo un ride a mano questa sera, facciamo un ride a mano a Gunter Aspetta, che ci sono riuscito, eh, aspetta, mo ci provo, no? Eccolo qua. Tutto il resto del mondo, queste roba non le fa. tanto lo sentiamo. Eccolo qua. Questo è il link, ve lo metto, ve lo metto, ve lo metto in chat. Il link è di Gunter, un nostro utente. Che sta parlando in questo momento, vedo che sta parlando della De Mari. Eh, quindi, se volete andare a stare male, eh, ecco il link del canale YouTube eh, andate, andiamo, andiamo a fare questo ride a mano. Andiamo a salutare Gunter. Grazie a tutti, figlioli. Vi ringrazio. Grazie ancora, a dottor Cuscito. Quando la rivediamo, ha degli appuntamenti da darci? Eh, forse, forse venerdì su, qui su questa parrocchia. Su questa su Twitch. Venerdì su Twitch sì, su Twitch. Sì. Eh, poi è domenica dovrei fare l'ultima live. Sempre qui per su perché. Twitch, caso, dopo, 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 alle 19, se non sbaglio. Bart. Sì, sì, dopo la tua messa, eh... è casualmente gli arriva un ride anche a lei no? <ride> grazie mi farebbe piacere eh, poi sarà l'ultima live da... è l'ultima della live stagione allora, allora sì la vediamo eh... noi invece ci vediamo mercoledì alle 21 con lib live che doveva esserci oggi ma ci sarà mercoledì grazie a tutti figlioli vi ricordo ride da mano andiamo a salutare Gunter e eh, qua cliccate e ci vediamo dall'altra parte grazie ancora a tutti e buonanotte Ciao! buonanotte grazie buonanotte a tutti